Buonasera ragazzoni, buonasera, benvenuti o bentornati in questo nuovo Twitch Crime sanguinosissimo alla onorata presenza di Pelo di Mao, perché in questo momento non si... Eccolo, ecco. Va bene, è troppo impegnato a fare i ciucciotti. Oggi c'è del Satana in questa live, eh. C'è del Satana e... anche se non proprio... cioè... è un Satana un po' poser, però c'è, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Non è proprio un vero Satana Satana, cioè è uno che dice: "Bello Satana, mi piace, ci faccio i disegnini col sangue", che è sempre un piacere. Bellissimo. Sì, è assolutamente il buco del culo più bello che abbia mai visto, però adesso no. Allora, mi insegna. Innanzitutto vi presento il serial killer di oggi, che poi si manifesterà in realtà a metà della nostra narrazione, però volevo farvelo vedere subito in una delle sue mie facce preferite. Qui è quando viene trasportato dopo l'udienza in tribunale, in cui sostanzialmente gli dicono: "Ciccio, cioè, ti prenderai 87.000 anni in prigione". E quindi lui è uscito dal carcere. Cioè, comunque, no, ha mantenuto il suo, come dire, savoir-faire, la sua simpatia. Lui è una cartola, sì, ha voluto fare la cartola. Quindi ridete, consideratelo simpatico, fino a che non saprete la sua storia, poi vi farà orrore. Ma la cosa incredibile è che lui tutto quello che ha fatto lo ha fatto a 19 anni. E solitamente, insomma, va bene che non è più un bambino, però è molto molto giovane, è ancora considerato un teenager in America, e anche se qui siamo in Australia, però vabbè, sempre teenager, perché 19, c'è cioè il teen, quindi sei proprio al border del teen. Ed è l'uomo con la condanna più pesante, andato poi tra l'altro in carcere di massima sicurezza, di tutta l'Australia. Ebbene sì, perché oggi voliamo in Australia e come un boomerang poi torneremo indietro. Ma intanto andiamoci. Tra l'altro siamo in un posto meraviglioso che si chiama Wollongong. Che è bello. No, seriamente, è proprio bello Wollongong. È una delle attrazioni marittime più frequentate, diciamo, in zona Sydney. È molto vicina a Sydney, cioè ci vuole un'oretta per raggiungere questo luogo, ed è considerato proprio un luogo paradisiaco, molto tranquillo, dove si va al mare, dove la gente va in vacanza, si fa il weekend da Sydney, vanno, si rifugiano qua per farsi un po' di vacanzina al mare, o dove molti pensionati decidono di trascorrere i loro ultimi anni nella bellezza, così. Quindi, ovviamente, in un posto così bello e così tranquillo doveva succedere uno degli omicidi più sanguinosi, terrificanti e inquietanti di tutta l'Australia. Era sabato 13 giugno del 1998, una mattinata tranquillissima e serena, come potete vedere qui in questa foto, e ci troviamo appunto nella città di Wollongong, che è anche molto vicino a un grosso lago che si chiama Illawarra. Voi lo sapete che hanno tutti questi nomi un sacco esotici e belli in Australia, che a me piace pronunciarli male, ma dà una grande soddisfazione. E siamo nello stato australiano del New South Wales. Ora, il lago Illawarra, che ha un nome bellissimo, e come potrete capire, sicuramente, insomma, questi nomi derivano dalle popolazioni tradizionali. E si traduce il Lawarra in un luogo piacevole vicino al mare. Poi, dire luogo piacevole vicino al mare, il Lawarra. Toh! Cazzo, se sono stata in un Illawarra l'altro giorno che era bellissimo. Comunque, direi che descrive esattamente quello che è in realtà il luogo dove ci troviamo, dove si ambienta questa storia.
Ora, c'è qualcosa di insolito però quella mattina che scuote la normale quotidianità degli abitanti di Wollongong, ovvero il negozio caffetteria edicola, perché c'erano questo negozietto, immaginate, un negozietto all'angolo, una specie di chioschetto dove tutte le mattine le persone andavano a prendere il pane oppure la brioche, il caffè, e poi c'era anche la sezione giornali, quindi potevano farsi lì la colazione e intanto comprarsi i giornali, sfogliarsi il giornale, ed era diciamo un pit stop molto frequentato da tutti gli abitanti locali. E quindi loro sono abituati a trovarlo sempre aperto. Tra l'altro, il proprietario di questo negozio, tale David O'Hearn, è un sessantenne, ma ha lavorato lì tutta la vita ed è questo signore qua, ed è sempre stato puntualissimo e regolarissimo. Tra l'altro, un uomo che ha sempre rispettato una routine molto ben chiara della sua vita, molto abitudinario lui, e alle 7 della mattina proprio spaccate come... Perché mi vengono solo buchi del culo in me? Comunque, alle 7 del mattina spaccate, lui apriva sempre. Quindi era una certezza questo chiosco per tutti gli abitanti. E quel mattino, vedendolo chiuso, ma soprattutto non vedendo nemmeno nessun biglietto, cioè un avviso, cioè oggi è chiuso per questo motivo o quell'altro, un amico, quindi, che non ne sapeva niente della sua assenza, non riuscendo a contattare David, allerta la sorella di David, che si chiama Chris. E la sorella Chris va subito a casa di David a vedere se va tutto bene, perché lui viveva da solo. E viveva in questo posto che si chiama Albion Park, che è proprio lì vicinissimo, insomma. Va per controllare, solo che quando apre la porta, immagino che lei avesse un doppio delle chiavi, fa la cosiddetta macabra scoperta. Ma questa non è una classica macabra scoperta, perché quello che devono sopportare gli occhi di questa povera ragazza è qualcosa che, cioè, ti distrugge la psiche. Cioè, proprio tu prendi la tua psiche e fai... È finita. Praticamente ha visto il corpo di suo fratello giacere sul pavimento del soggiorno, a pancia in su, era proprio accanto alla porta d'ingresso, quindi lei è entrata e se l'è visto subito, senza testa, quindi era decapitato e completamente, scusate il termine, ma non so come meglio dirlo, sbudellato. Cioè, come si dice in maniera più elegante? Eviscerato, ecco, eviscerato. Quindi Chris non si sofferma più di tanto, anche perché quell'immagine le è insopportabile, quindi non è che guarda più di tanto, scappa subito fuori perché comprende che il fratello, basta vedere che non ha la testa, insomma, sicuramente non può essere vivo, e quindi corre immediatamente fuori urlando nel panico e poi chiama subito la polizia con i vicini di casa, ovviamente, e tutto. No, evirato è quando gli tolgono il pene, mentre... L'ho detto prima, l'avevo detto bene. Eviscerato, eviscerato è la parola giusta. E niente, insomma, arriva la polizia. Quando arriva la polizia, entra e anche loro si sentono male, soprattutto perché vedono qualche dettaglio in più. David era stato smembrato, decapitato e sventrato. Cioè, la polizia, considerate che c'era un vassoio di argento proprio accanto al corpo del povero David, sul quale erano state adagiate le sue interiora. Sì, eviscerato, aveva tolto le viscere e le aveva messe sul piatto d'argento. E notano anche che gli mancava una mano era stata mozzata e questa mano viene ritrovata buttata lì sul divano, come se qualcuno l'avesse buttata così, distrattamente. E poi notano che sul muro l'assassino, c'è un po' di Satana in questa live, ve l'avevo detto, l'assassino ha disegnato questa cosa sul muro, che ovviamente Twitch è ketchup.
No, non è vero, non prendiamoci in giro. Non è ketchup, purtroppo ha utilizzato il sangue della vittima e per disegnare, tanto perché no, piccoli bimbi satanici crescono, ha usato la mano della vittima, quindi ha tagliato la mano al povero David, poi ha utilizzato il dito di David, questo ovviamente per non lasciare le impronte sue, immagino, non lo so, come un pennello. Quindi tocciava il dito di David nel suo sangue e poi scriveva con la mano di David. Font discutibile, effettivamente. Però, che cosa vuoi con... Siamo nel 98, raga. Neanche tantissimo tempo fa, eh. Neanche tantissimo. Ha anche sbagliato il verso. La stella. Ah, vabbè, ma quando vi dico che è un poser, è un poser. Però, a posto. Johnny Depp, docet, esatto. Sì, ha fatto la Johnny Deppata. Però peggio, molto peggio. Perché, aspettate, perché il peggio non è ancora finito. Io vi ho dato quella mezz'oretta all'inizio di chiacchiere per lasciarvi finire la cena, però adesso, per gli stomaci forti, potete andare avanti a mangiare, ma avviso gli altri di posare il cibo. Per non lasciare le sue impronte, magari perché era schizzinoso, gli faceva schifo farlo con la sua mano. Può anche essere questo. Anche se considerato quello che ha fatto, non credo che sia molto schizzinoso. L'ha sviscerato tirando fuori tutto, ha usato le sue mani, quindi credo che il sangue fosse la meno. Comunque, si sono spostati poi in cucina gli inquirenti e qui hanno trovato dove era la testa di David. La testa di David era posata nel lavello, cioè era dentro il lavello della cucina che li fissava. Quindi faceva, sguicciava anche un po' fuori così, in modo super inquietante, che cosa brutta. Insomma, questo omicidio era diventato la scena del crimine più atroce di tutta l'Australia in quel momento. Poi sicuramente ce ne sono state anche di più terribili dopo, ma in quel momento era stata dichiarata veramente la scena del crimine più terrificante di tutto lo stato. Torniamo un attimo a David, che è più piacevole del Satan con il sangue suo poraccio. Insomma, dopo la scoperta del corpo di David, la famiglia rimane totalmente basita, sciocco basita, oltre che ovviamente sconvolti, poveracci. Perché David era una persona tranquillissima, normalissima, che non aveva mai torto un capello a nessuno, cioè non aveva mai rotto il cazzo a nessuno, non aveva litigato mai con nessuno, era anzi una persona veramente amata da tutti. Infatti si sono tutti preoccupati subito appena hanno visto il chiosco chiuso, proprio perché David si faceva voler bene dalla comunità, perché era noto anche per la sua generosità, cioè lui aiutava sempre le persone in ogni modo possibile, era sempre super disponibile. E per esempio, quando i clienti abituali non avevano la possibilità di pagare, lui gli permetteva tranquillamente comunque di prendere i prodotti di cui avevano bisogno e poi scriveva, no, quanto gli dovevano su una scheda. E quando avevano le disponibilità economiche per ripagarlo, poi lo ripagavano. E quindi questa cosa qui, insomma, questa e molte altre che ha fatto per la comunità, lo ha reso veramente un po' l'angioletto della città. Per cui erano davvero tutti molto legati a lui e quando hanno saputo che era stato ucciso ci sono rimasti malissimo, tutti malissimo. Poi ovviamente soprattutto la famiglia, perché non capivano, non si davano veramente una spiegazione del come mai uno così tanto buono, così tanto caro, amato da tutti, potesse essere sventrato in quel modo. Perché ragazzi, qui non è un colpo di pistola alla testa e la casa derubata, che uno può anche capire, vabbè, qui è un crimine d'odio, cioè quando arrivi a mutilare il corpo, a sventrare il cadavere, tirarne fuori le budella, scrivere sui muri, cioè qua c'è un odio profondo. Ecco perché infatti gli inquirenti, preso atto di questo, dicevano è impossibile che sia una rapina finita male, perché una rapina finita male, cioè non è che il ladro poi si mette lì a passare le ore a divertirsi a far macellaio, no? Per cui dovevano per forza trovare qualcuno nella vita di David che potesse in qualche modo avercela con lui. Tuttavia, non riescono veramente a trovare nessuno, neanche un sospettato, neanche una pista, nulla, perché odio viscerale, ecco, tasto di cane, direi che è proprio l'aggettivo perfetto, odio viscerale. Cielo. Ecco, però effettivamente David era
era considerato un uomo di bell'aspetto, cioè lui era sempre molto abbronzato, con i capelli curati, poi aveva insomma, si mangiava bene, si allenava, insomma, era in forma. Ed era sempre allegro con tutti, lui regalava sempre grandi sorrisi, battutone, ironia. E quindi la sua famiglia a un certo punto ha avuto il sospetto che potesse essere gay, un po' perché viveva da solo e un po' perché non ha mai avuto una partner, donna. Però lui non si era mai dichiarato apertamente gay e non aveva mai avuto un partner uomo, ufficiale, diciamo che avesse presentato come tale, quindi diciamo che anche rispettavano la sua privacy, quindi non gli facevano troppe domande. Tuttavia, si pensa che effettivamente lui avesse delle storielle omosessuali. Comunque, David, per quanto simpatico e disponibile, era anche molto timido, quindi vabbè, erano anche anni diversi in cui l'omosessualità era vista tante volte male. So che succede ancora oggi, purtroppo, ma mi piace pensare che non sia più così. Comunque, lui non era molto espansivo per quanto riguardava le sue cose personali, cioè lui si teneva molto per sé la sua vita personale, la sua vita privata, ci teneva che rimanesse appunto nella sua privacy. Ed era anche una persona molto abitudinaria che amava la sua routine. Quindi anche dire no, magari ha avuto dei comportamenti diversi, è andato in dei posti diversi. No, lui continuava a fare la sua vita in pace e amore, si faceva i cazzi suoi, quando poteva aiutava e così non si capisce perché qualcuno potesse odiarlo a tal punto. Allora, che cosa succede? Cosa fanno gli inquirenti? Cercano di ricostruire la serata, i momenti prima dell'omicidio, perché poi questo omicidio viene scoperto sabato 13 giugno, ma in realtà era avvenuto la sera prima, venerdì 12 giugno. Dunque, venerdì 12 lui aveva chiuso il suo negozio, siamo nel 98, per chi se lo fosse perso, lui aveva chiuso il suo negozio come di consueto alle 17 in punto e viveva a 10 km dal suo negozio, quindi ha preso la sua macchinina e ha fatto per andarsi a casa, solo che a metà strada si è fermato per fare la spesa. Qui, più o meno verso le 17:35, si è imbattuto nel supermercato nell'infermiera di sua madre, perché sua madre è una signora anziana, 89 anni, è ricoverata, era ricoverata in una casa di cura e quindi lui incontra l'infermiera e che ovviamente hanno questo scambio, l'infermiera gli dice: "Dai, vieni a trovare tua mamma, che è tanto che chiede di te." E lui le risponde: Sì, assolutamente tranquilla, anzi dille che domani a pranzo vengo e le porto anche un panino." Le ultime parole conosciute, diciamo, pronunciate da David sono state: "Di alla mamma che le voglio bene." E qui, sempre brividi, sempre brividi. Dunque, quando David è arrivato a casa, ha parcheggiato la sua macchina in garage, una Hyundai, e aveva le buste della spesa dietro. Ma guarda caso, sembra che non sia mai riuscito neanche a tirare fuori la spesa dalla macchina, perché quando è stato trovato il corpo, poi quando sono andati in garage hanno trovato la spesa ancora dentro la macchina. Quindi probabilmente il suo aggressore o era in macchina con lui, oppure è entrato attraverso il garage e lo ha aggredito nel momento in cui usciva dalla macchina. In casa, come vi dicevo, non c'erano segni di effrazione, per questo gli investigatori hanno ipotizzato che effettivamente l'assassino potesse essere entrato insieme a David. Tra l'altro, mettendo insieme il crimine d'odio, in più no segni di effrazione, per gli inquirenti, uguale persona che deve conoscere David, per forza. Quindi cominciano a battere la pista delle frequentazioni omosessuali di David, ma non ne trovano, non ne trovano. Sembrava che veramente in quel periodo David fosse da solo a farsi i cazzi suoi da solo. E l'altra ipotesi è che David, essendo lo scopriremo, una scelta a caso, una scelta a caso, lo scopriremo. Altra cosa
che effettivamente, che aveva senso, che effettivamente Davide, come vi dicevo, è una persona molto generosa. Quindi, se qualcuno suonava alla sua porta e magari diceva di aver bisogno d'aiuto, sicuramente Davide non gli avrebbe chiuso la porta in faccia. Quindi, un'altra alternativa era che, sì, magari poteva essere uno sconosciuto che aveva suonato proprio mentre lui stava parcheggiando, quindi ha detto: vabbè, vado ad aprire, vado a vedere chi è, poi dopo sistemo la spesa. E in quel momento poi è stato attaccato. Allora, il giorno seguente, siccome la casa era un macello, perché era veramente tutto a soqquadro, perché chiaramente l'aggressore aveva anche tentato di farla sembrare una finta rapina, il giorno dopo la scientifica si reca sulla scena del crimine per raccogliere, grazie Brian, per raccogliere tutte le prove con i guantini, con la cuffiettina, tutti per benino, mi raccomando ragazzi, la tutina, i guantini e i coprischarpe. Non facciamo come il delitto di Perugia, che sono stati veramente dei caproni. Allora scoprono che in realtà la casa è disseminata di prove e raccoglieranno un sacco di cosine brutte. Dunque, non sembrava mancare nulla dalla casa, cioè per quanto fosse tutto nel caos più totale, tutto a soqquadro, i cassetti divelti, gli armadi svuotati, tutto lanciato per aria, ma si vede subito che i preziosi sono ancora a casa, quindi non poteva essere una rapina, doveva essere una strategia di staging, cioè di depistaggio. Questo è una parte delle cose che hanno raccolto sulla scena del crimine. Dunque, avevano un po' l'imbarazzo della scelta tra le armi del delitto, perché queste sono tutte armi che sono state ritrovate accanto al corpo. Quindi vengono sequestrati quattro coltelli, ma coltellacci lunghi come potete vedere, c'era anche uno sfilettino che poi capirete a cosa serviva lo sfilettino, un cavatappi. Raga, cavatappi, se usato male, può fare molto male. Cioè, se gli tirate su le braccia all'omino e poi lo tenete per le braccia fermo così e usate la coda di maiale per infilzare la gente, cioè, arma legalissima che potete tenere nella borsa, così per autodifesa, si sa mai. Si sa mai. Comunque, al di là del cavatappi nella borsa, che penso sia la nuova frontiera dell'autodifesa, c'era anche tra le armi raccolte, come vedete, un seghetto da macellaio proprio, e c'era una caraffa di cristallo completamente ricoperta di sangue. Ah, e tra queste cose c'era anche un rasoio da barba, che sinceramente ancora non ho capito come l'ha utilizzato questo rasoio da barba, ma c'era anche il rasoio da barba pieno di sangue. Vabbè. Insomma, tutte queste armi, tra l'altro, si trovavano tutte intorno al corpo. Quindi lui aveva fatto i suoi lavori sul cadavere, facendo le sue cose splatter schifose, e aveva lasciato tutte le armi lì intorno al corpo. Tra l'altro, accanto alla testa decapitata nel lavandino della cucina, c'erano un paio di guanti neri, ai quali aveva tagliato le punte delle dita. E io all'inizio dicevo: ma questo tonno, cioè, mi vuoi veramente dire che si mette i guanti per non lasciare le impronte e poi gli taglia le punte delle dita? E poi ci sono arrivata. In realtà non sono tutti scemi, noi siamo abituati a dei criminali un po' scemi, però no, no, lui era stato molto più furbo di così, molto più furbo di così. Prima li aveva indossati, usati, e poi gli ha tagliato le dita per non lasciare prove delle impronte digitali. Ma io ho una domanda per serial killer che poi scopriremo, no? Ma buttarli via tutti? Non facevi prima? Cioè, io non ho capito. Questa sfida, no? Questo senso di sfida del ti lascio il guanto lì per farti vedere che comunque ho messo i guanti, sono stato bravo, non ci saranno delle impronte, però quelle dita tagliate. Tra l'altro, sto tonno in realtà, l'altro, sto punto buttare via, in realtà un'impronta l'aveva lasciata. Quindi si vede che per fare sti giochetti di tolgo il guanto, taglio e tutto, aveva mollato delle impronte. Comunque, a questo ci arriviamo tra un attimo. Tutti questi oggetti, però,
non appartenevano a nessun altro se non a Davide, cioè erano tutti oggetti che l'assassino aveva trovato all'interno della casa di David. Quindi gli inquirenti giungono anche all'altra conclusione, che in realtà solitamente ha senso, che non poteva essere un omicidio premeditato, ma doveva essere successo qualcosa tra di loro, magari una lite, per cui è scoppiato questa ira funesta del pelide killer che ha approfittato della situazione per compiere un cosiddetto omicidio d'impeto o omicidio d'opportunità, cioè nel senso l'assassino ha utilizzato solo quello che aveva lì a portata di mano, non si è portato dietro niente. Sì, no, è bravo, ma non si applica. Sì, vuole fare le cose geniali, ma poi fa il giro e alla fine non ce la fanno ad essere geni criminali o non ce la fanno mai. Insomma, c'erano tra l'altro schizzi di sangue in tutto il soggiorno, però le macchie non superavano una certa altezza sui muri. E qua parte la Blood Pattern Analysis, la BPA, e praticamente gli esperti BPA comprendono una cosa che comprende veramente chiunque ha un minimo di usta, ovvero, visto che gli schizzi non superavano una certa altezza del muro, significa che i colpi alla testa, perché in particolare vedremo che David è stato massacrato di colpi in testa, gli erano stati inflitti mentre era sdraiato, quindi molto probabilmente c'è stata una colluttazione, lui è finito a terra e poi è stato, esatto, massacrato da terra. Ora, la causa ufficiale della morte, c'era un po' l'imbarazzo della scelta lì, però il medico legale ce l'ha fatta e è riuscito a isolare il colpo fatale proprio come il colpo dato alla testa, cioè i tanti colpi dati alla testa. Insomma, ha detto che sostanzialmente Davide è stato ucciso a colpi di caraffa in testa, perché l'arma del delitto, in realtà, tra tutte queste raccolte, era la caraffa. Cioè, io mi dico, hai un rasoio, un cavatappi, una sega, quattro coltelli, ma l'arma del delitto è una caraffa. Perfetto, viva la fantasia. Insomma, questa caraffa di cristallo, che era proprio quella tutta insanguinata che hanno trovato vicino al letto. L'autopsia, tra l'altro, ha anche evidenziato che in realtà tutte le altre ferite, per cui, come Cluedo, esatto, per cui, insomma, la decapitazione, le mutilazioni, perché poi vedremo che c'è un'ultima mutilazione che ancora non vi ho detto e sarà molto erano avvenute tutte quante post mortem. Quindi questo significa che l'assassino non gli era bastato ovviamente uccidere, ma si è anche divertito, perdonatemi il termine, ma purtroppo dal punto di vista del killer quello è un divertimento, a giocare con il corpo, a fare il piccolo macellaio. Un'analisi più approfondita dell'arma del crimine, cioè la nostra cara caraffa, che tra l'altro, no, ve lo dico dopo, però è bello come l'assassino definisce la caraffa. Non la chiama caraffa, dai, ve lo dico così. Non la chiama caraffa, la chiama bottiglia fantasy. Ma io veramente. Ok, comunque. Comunque, scoprono questa impronta digitale proprio sul coperchio della caraffa di cristallo e confrontano ovviamente questa impronta con tutto il database criminale che hanno. Insomma, non trovano nessuna corrispondenza con il database criminale. Questo effettivamente mette molta ansia negli inquirenti, perché dicono cazzo. Cioè, vuol dire che qualcuno senza precedenti penali, manco un ladruncolo, ha commesso l'omicidio più violento e inquietante di tutto lo Stato degli ultimi 50 anni. Cioè, pazzesco, pazzesco. Quindi erano così. Ora vi dico l'ultimo dettaglio brutto. Tra le mutilazioni e le cose brutte che ha fatto il killer sul corpo del povero David, se l'è presa anche con il pipo di David, se l'è presa con i genitali, ma non lo ha fatto alla Lorena Bobbitt style. Lo ha sfilettato creando tante sottili lamelle.
Ecco, amante tradito verrebbe da pensare, ecco perché infatti sono andati subito in quella direzione. Ma purtroppo sembrava che effettivamente Davide non frequentasse nessuno in quel periodo. Dunque, come vi ho detto, non riescono assolutamente a trovare nessun amante tradito, neanche nessun amante non tradito, non trovano niente. Interrogando familiari, amici, tutte le persone che conoscevano, niente. Quindi gli investigatori ripartono dalla pista satanica, dicono, c'è del Satana, andiamo a cercare Satana, giustamente. Cosa fanno? Fanno dei servizi televisivi in cui non dicono che cosa è successo esattamente, ma dicono questo: è stato commesso un omicidio terrificante tal giorno a spese di Davide O'Hara, eccetera. Ci sono degli elementi che possono rimandare al satanismo. Qualcuno di voi conosce dei satanisti? Se conoscete dei satanisti, segnalatelo alla polizia! Ah, potete capire il disastro che tutto questo poteva aver scaturito. Comunque, in realtà, alla fine risulta utile. Però dai, tra tante segnalazioni di satanisti, alla fine ne hanno trovato uno molto interessante. Lui? Dai, se non è un figlio di Satana, uno che si taglia i capelli in questo modo, cioè io non lo so, nel senso, che cazzo? Poi, guarda con che faccia ce lo dice che se li era usati così. Con che faccia poi? Veramente, vergogna, vergogna, questi giovani. Gli investigatori lo trovano. Lui è un ragazzo in realtà di 19 anni, giovanissimo, che viveva poco distante da casa di David e che effettivamente si dilettava a fare le cose sataniche, in particolare fare i disegnini. Infatti c'era un disegnino sul muro, tutto con braccia. Si chiama Kit Schreiber. So che vi aspettavate un altro nome, ma invece no, è Kit Schreiber. Dunque, la polizia va a bussare alla sua porta e Kit non era in casa, ma Kit vive con un coinquilino. E il suo coinquilino, quindi sarà lui ad aprire la porta, li ha fatti entrare i poliziotti. E i poliziotti hanno detto: ma possiamo guardare la stanza del tuo coinquilino? E il coinquilino fa: certo che potete vederla! Allora, raga, io con tutto amore, non si fa. Non si fa. Se vi arriva la polizia a casa e vuole vedere la stanza del vostro coinquilino e lui non c'è, dovete aspettare che lui ci sia, a meno che non abbiano un mandato incredibile. Per cui, insomma, coinquilino qui non è stato proprio, era un po' infame, un po' infame. Avrebbe dovuto chiedere: ma ce l'avete un mandato? Invece no, certo, volete pure i pasticcini. Così, e infatti, non appena hanno varcato la porta della stanza di Kit, gli investigatori vengono invasi da disegni satanici. Insomma, questo qui disegnava. Non ho i disegnini da farvi vedere, purtroppo li ho cercati dappertutto, non li trovo. Comunque c'erano demoni, c'era la Satana, c'erano persone decapitate, persone sbudellate, persone sfilettate, persone sventrate, persone torturate, insomma, cose brutte, cose proprio demoniache. Ma cosa facendo? Non hanno reso le prove inutilizzabili? Beh, no, perché quelle non erano prove. Era un andiamo a vedere se davvero è un figlio di Satana. Bastato entrare nella stanza, hanno detto: ah sì, è il figlio di Satana, probabilmente è il nostro uomo. Un bravo ragazzo, sì, lui tranquillo, no? Lui c'è chi disegna i gattini, i fiorellini, le principesse, e lui disegna i satanassi sbudellati, cioè ognuno i suoi gusti. Comunque, niente, i poliziotti fanno subito 2 più 2, cioè dicono: cavoli, questi disegni rappresentano proprio gli atti di mutilazione compiuti sul corpo della vittima. Quindi è lui, è il nostro uomo. Forse la legge australiana è diversa con il trattamento delle prove. Effettivamente io legge australiana non ne capisco niente, non ne so proprio niente. Senza perdere tempo, a quel punto, perché gli inquirenti sono sicurissimi che sia lui il colpevole, lo raggiungono sul posto di lavoro. E Kit poi viene trovato mentre compiva, cioè, poi uno dice: ma veramente ti sei incastrato a meraviglia, sei incastrato a meraviglia, Kit.
Perché lui lavorava al mercato del pesce e la sua specialità, che tra l'altro è la cosa per cui se la tirava tantissimo, che era bravissimo, lui era bravissimo a sfilettare il pesce e era proprio precisissimo, era molto, come dire, molto glorificato per questo, cioè dicevano che era bravo, gli dicevano proprio, mamma mia, come bravo lui a sfilettare, riesce a fare proprio le fettine sottili perfette, no? Così. E quindi appena arrivano, lo vedono che lui è là che sfiletta alla perfezione, proprio come se quel pesce fosse trattato come è stato trattato il povero pene di Davide. Quindi Ale c'hanno proprio, no, ecco, c'hanno la ciliegina sulla torta perché il loro sospettato diventi perfetto. Come sfilettava lui, non sfilettava nessuno. Esatto. Ora, come dicevo, sospettato perfetto, Kit. Era vicino di casa di David. Che quindi poteva anche essere il motivo per cui David l'ha fatto entrare in casa. È il vicino di casa, quindi sicuramente almeno si sono incontrati qualche volta. Non per dire che si conoscessero bene, però se il vicino di casa ti suona il campanello, tu apri perché è il vicino di casa, insomma. Un po' come dai per scontato di conoscerlo, e invece. In più, Kit, scusate, era un satanista dichiarato e sapeva usare il coltello come è stato usato sul corpo di David. Tutto tornava alla perfezione, tranne il movente, che era ancora un attimo da chiarire. Ma soprattutto quello che non tornò alla fine e che disse oh, fare così a tutti gli inquirenti era che Kit aveva un alibi defero per la notte dell'omicidio di David. Praticamente, il suo capo e anche altri colleghi hanno testimoniato che venerdì sera Kit era andato dopo il lavoro direttamente a casa del suo capo insieme ad altri perché il sabato mattina arrivava la consegna del pesce molto presto e siccome lui non era proprio subito lì vicino, si è fatto ospitare dal capo così poteva dormire qualche ora in più, insomma, cioè un po' di più ed essere subito pronto lì sul posto il mattino dopo. E per fortuna, ma per fortuna che ha deciso di accettare l'invito del capo a dormire a casa sua, perché se si fosse andato a casa sua e avesse detto guarda, no, io voglio dormire a casa mia, era Argabbio ed era lui e non se la cavava più, non se la cavava proprio più. Quindi niente, non può essere stato Kit, non era Kit, hanno preso un granchio, vero Michele? Hanno preso un granchio. Altrimenti sarebbe stato in galera ancora adesso. Eh certo, quindi veramente botta de culo questa, perché era troppo perfetto lui, era veramente troppo perfetto. E vedrete che il nostro Kit tornerà, tornerà. Ma che succede nel frattempo? Il nostro uomo col buco in testa non ce lo dimentichiamo. Il 26 giugno del 1998, quindi 2 settimane dopo l'omicidio di David, le indagini si trovavano ancora in alto mare, cioè non riuscivano assolutamente a trovare neanche una pista da dove iniziare. E arriva però una nuova segnalazione in polizia. C'era stato un altro omicidio, sempre nell'area di Wollongong, a un solo chilometro dalla casa di David. E, cioè, cittadina tranquillissima, pacifica, non succede mai niente. Omicidio efferatissimo in una casa, dopo 2 settimane, omicidio efferatissimo in un'altra casa a 1 chilometro di distanza. Ora, provate a immaginare chi viveva in quella zona, come poteva sentirsi in quei giorni. Soprattutto a sapere che la polizia era in alto mare. Quindi, cioè, lì proprio c'è da cagarsi in mano sul serio, anche perché venivano tutti aggrediti a casa loro. Quindi non sentirsi sicuri dentro la propria casa, avere sempre un occhio aperto, dormire con gli occhi aperti, cioè un'ansia veramente. Noi non ci mettiamo mai nei panni effettivamente dei vicini di casa, delle persone che vivono nello stesso quartiere di quando escono i serial killer, cioè noi seguiamo le notizie, eccetera, ma effettivamente c'è da vivere male, eh? C'è proprio da vivere male. Cioè, io se potessi mi sposterei immediatamente da qualche altra parte, ma non tutti possono. Andiamo avanti. Secondo omicidio, a 1 chilometro dalla casa di David. Questa volta la vittima era una persona molto famosa in tutta l'Australia, quindi ervippe. Si tratta di Frank Harkel.
Ah, scusate, ve l'avevo già messa la foto. Frank Arkell, che è l'ex sindaco di Wollongong e anche stato una figura politica in Australia, perché è stato un ex membro del Parlamento statale dello stato appunto New South Wales. Come David, anche Frank era stato ucciso a casa sua e anche in questo caso non ci sono segni di effrazione. Quindi è probabile che anche Frank avesse invitato il suo assassino ad entrare o che in qualche modo si conoscessero. Ora, su Frank vedremo che i sospetti sono proprio il contrario, cioè se David non trova nessun sospetto, Frank c'aveva una lista di persone che lo odiavano che era infinita. Come al solito, più sei famoso in qualche modo, più nemici poi accumuli, considerato anche quello che aveva combinato il Frank, diciamo che un po' i nemici se li ha cercati. Comunque, la scena del crimine nella casa di Frank era davvero molto simile a quella di David. C'era sangue dappertutto, sbudellamento, sventramento, schizzi sui muri e anche Frank è stato ucciso a colpi alla testa. Quindi anche lui è stato colpito con un corpo contundente sia alla faccia che al capo, quindi poverino era anche stato completamente sfigurato, non era più riconoscibile il suo volto, gliel'aveva completamente distrutto. Le indagini poi riusciranno a identificare come arma del delitto una lampada, una abat-jour. Quindi, come vedete, anche questa volta l'assassino non si è portato niente dietro da casa, ma ha trovato tutto lì, ha usato la fantasia. Le telecamere in questo quartiere, siamo nel 98, non c'erano molte telecamere di sicurezza ancora nel 98, e no, non c'erano assolutamente immagini, non c'erano. È una torcia fantasy stavolta! La lampada magica! La lampada magica, la torcia fantasy! No, questa volta l'ha riconosciuta come lampada, l'ha chiamata lampada. Era che è stato colpito davvero tantissime volte con questa lampada ed era anche stato strangolato con il cavo. Quindi praticamente la dinamica è stata che prima gli ha messo il cavo intorno, l'ha stretto e poi mentre lo stringeva col cavo, con la lampada gli dava le botte, poraccio. Insomma, anche questo sembra essere un crimine più di opportunità che premeditato, tuttavia cominciano a diventare un po' tante le coincidenze tra questo e l'altro e subito la polizia crea il link e dice deve essere stata la stessa persona. Perché infatti anche Frank poi verrà mutilato post mortem. Anche qui abbiamo lo sfettolamento genitale, possiamo chiamarlo scientificamente così. Qui però abbiamo una cosa ancora più horror, over horror rispetto all'altra scena del crimine, perché a sto giro il killer aveva preso i fermacravatta dall'armadio di Frank, da una scatola che era nell'armadio che era piena tutta di questi fermacravatta, e ne ha piantati tre nel suo volto. Due erano stati cuciti, cioè cuciti, erano stati infilzati attraverso le palpebre e il terzo era stato incastonato a fondo nella guancia. Non so se è più horror possibile. Volevate cose un po' horror e oggi vi ho portato la cosa horror. Quindi raga, cioè io credo che qui sia altro che figlio del Satana. Insomma, nel mezzo del caos della scena del crimine, perché anche qui aveva messo tutto in disordine, facendo, insomma, simulando la rapina, ma anche stavolta sembrava non mancare niente, ma non solo sembrava non mancare niente, c'era roba in più. Quindi l'assassino aveva lasciato anche dei regali. Ora, questi regali sono un paio di pantaloni della tuta, firmati Nike, cioè da Nike, neri, e un paio di scarponcini da trekking marca Colorado che erano macchiati di sangue e sembravano effettivamente non poter appartenere a Frank perché erano di un piede molto più grande di quello di Frank. Quindi, se non appartengono a Frank, devono essere dell'assassino. E ci sono i poliziotti che dicono: ma questo genio del crimine che, cioè, lascia i vestiti lì così, anche perché i pantaloni della tuta erano stati rovesciati.
Quindi praticamente lui se li era tolti, rovesciati e lasciati lì così, come i peggiori quattordicenni che fa incassare le mamme. Insomma, con l'aiuto della governante di Frank, poi i poliziotti riescono a stabilire che dall'armadio di Frank, insomma, da tutta la sua collezione di abiti, mancavano dei pantaloni. E insomma, avrete capito che cosa è successo. Sostanzialmente, l'assassino, essendosi sporcato, ha detto: "Oh no, mi sono sporcato i pantaloni e gli scarponi, probabilmente." E quindi, per non uscire in mutande, che poi avrebbe attirato l'attenzione, direi, di tutti, si è cambiato e si è messo i pantaloni di Frank. No, qui non c'erano i disegni satanici, questa volta non c'erano. Infatti, questo è un elemento che un attimo differenzia le due scene e evidenzia nuovamente che forse la pista satanica non era poi effettivamente la pista giusta. Forse era un killer che faceva il satanasso a random. Pista satanica, un grande classico, però avevano preso un granchio di Satana e alla fine non c'era più Satana. Però anche questa volta, cosa molto più importante de Satana, trovano un'impronta digitale. Anche stavolta l'ha lasciata su, diciamo, una sorta di arma del crimine. Cioè, l'aveva lasciata sulla scatola, perché c'era questa scatola tipo di latta, vecchia, vintage, dove Frank teneva tutti i infilzacravatta, no? E lui, prendendo la scatola con le mani nude, ha lasciato tutte le sue belle ditate sulla scatola di latta, che poi, tra l'altro, sulla scatola di latta proprio è la superficie perfetta dove lasciare una ideale impronta digitale. L'impronta, però, quella che erano riusciti a isolare, non corrispondeva all'impronta trovata sulla caraffa a casa di David. Ma non perché fossero certi che si trattava di due persone diverse con delle impronte diverse, bensì perché era il dito diverso. Mannaggia, ha preso le cose con le dita diverse, quindi a volte afferrava così, a volte afferrava così, a volte afferrava così. Vabbè, Satanic Crab, esatto. Così, se cambiate spesso dita, no? Se dovete proprio lasciare delle impronte, così non vi trovano. Fatto sta che resta l'interrogativo, cioè era un dito diverso, quindi sì, potrebbe essere la stessa persona, ma potrebbe anche essere un'altra persona. Tuttavia, anche stavolta le impronte non risalgono, insomma, non vengono riconosciute dal database dei criminali della polizia. Quindi, però, qui hanno delle cosine in più. Hanno gli scarponcini pieni di sangue e i pantaloni che lui aveva lasciato lì. Scusate, dettaglio un po' creepy, però era necessario. Allora, loro partono proprio dalle scarpe, perché sono degli scarponcini da trekking marca Colorado che venivano venduti in un numero limitato di negozi della zona. Quindi gli investigatori hanno fatto abbastanza presto a individuare tutti gli esercizi commerciali dove i locali potevano trovare queste scarpe. Controllano tutti i registri delle vendite e isolano 6 ricevute di carte di credito di acquisti, appunto, rispetto a questi scarponcini. La cosa bella è che immediatamente tutti e 6 gli acquirenti di scarponcini vengono esclusi dalle indagini, perché la maggior parte di loro, e questa è una cosa bellissima, la maggior parte di loro, quando arriva la polizia che gli suona il campanello, aprono la porta con indosso quegli scarponcini. Cioè, praticamente li hanno comprati, li amo. Questi scarponcini consigliatissimi, raga. Cioè, che quando li ami non li togli più. E cioè, ci sono trovati praticamente 5 su 6 che indossavano gli scarponi mentre li andavano a trovare a casa. Quindi manco in casa, neanche le ciabatte, no? Se li tengono sempre addosso. Quindi a quanto pare piacciono moltissimo questi scarponcini. Top consiglio fashion dell'anno. Però ecco, sono un po' permeabili al sangue, in effetti, Madnet. Sono un po' permeabili. I gialloni Timberland. Esatto. Proprio quelli. Comunque, vabbè, insomma, chi non li indossava in quel momento li aveva nell'armadio, quindi i 6 acquirenti non erano i sospettati. Però
Quindi il paio che era stato indossato dal killer doveva essere per forza stato comprato in contanti, il che ha reso assolutamente impossibile rintracciare l'acquirente. Però immaginatevi questo: gli inquirenti hanno l'impronta digitale, hanno la busta di piedi, ma non sanno chi è. Ma qui bastava un cane moleco cane, raga. Cioè, effettivamente, un cane moleco cane, gli facevi sentire la scarpa, che tanto lì c'è un odore di piedi che poi quelle scarpe lì di solito prendono su bene, e lo mandavi in giro per il quartiere e l'avrebbe trovato in 2 ore, credo. Cioè, veramente. A questo punto non restava che scoprire chi poteva avercela così tanto con Frank. E che fanno? Analizzano il suo passato, il passato della vittima. E qua, cioè, praticamente si è aperto un vaso di Pandora di tutti i possibili sospettati, di tutte persone che potevano avercela con lui. Perché Frank Arkell è stato sì considerato ed è stato conosciuto come politico come Mr. Wonderful Wollongong. Cioè, tu immaginati chiamarti Mr. Wonderful Wollongong. Cioè, wow. Perché lui effettivamente come politico, prima del casino, che tra un attimo vi spiego, era considerato molto bravo perché si sforzava moltissimo per migliorare la sua città e insomma era amato in quel periodo. Poi però è successo lo scandalo, perché ogni volta che qualcuno, no, arriva un po' troppo in alto, potrebbe rischiare di toccare il cielo, quindi poi lo scandalo e lo sbuttano per terra. Insomma, era diventato molto era più infame che famoso, cioè era noto per la sua infamia, perché su di lui pendevano molte, molte accuse di molestie sessuali a uomini e bambini. Quindi stiamo parlando di pedo, oltre che molestie sessuali di stampo omosessuale. Quindi, che cos'è qui che interessa in realtà? La componente omosessuale. Poi torniamo anche sulle accuse. Quindi c'è un punto in comune tra David e Frank. Per quanto non si sapesse a livello pubblico, erano entrambi omosessuali. Quindi forse è quella la pista da andare a battere, no? Lui aveva molte accuse di molestie sessuali, ma ricordiamoci che 6 mesi prima della sua morte, Frank era stato assolto da tutti. Da tutte le accuse, cioè tutti i processi a cui si era sottoposto li aveva vinti lui, era stato assolto in tutti i processi. Però, siccome poi è successo un po' come è successo con Kevin Spacey, stessa identica storia, uguale, dal primo processo, per quanto vinca tutte le cause, arriva il Me Too, no? Arriva l'effetto MeToo. E quindi tanti altri cominciano a dire: no, ha molestato anche me, ha molestato anche me, ha molestato anche me. E quindi lui ogni volta vinceva i processi, ma poi gli arrivavano sempre nuove denunce. Beh, raga, è una vita veramente de merda. Cioè, scusatemi, ma dopo che tu vinci 10 cause con la stessa accusa, ma che senso ha continua? Sì, lo so che ha senso perché ogni vittima è diversa e se hanno mentito tutti, non vuol dire che menta anche la vittima numero 11. Però provate a mettervi anche nei panni dell'imputato. Cioè, praticamente passi tutta la vita in tribunale a pagare gli avvocati. È una vita veramente infame. Dopo la sua assoluzione, chiaramente, insomma, in totale aveva 29 accuse. Quindi meno addirittura del nostro poliziotto dei RIS. Ok. La polizia ha interrogato quindi tutte queste potenziali vittime che avevano sporto denuncia, perché chiaramente ognuno di loro avrebbe avuto un movente per uccidere Frank, soprattutto coloro che non si erano visti avere giustizia dalla loro parte, cioè che si erano visti cadere tutte le accuse che avevano mosso verso Frank, quindi magari nel pensiero, no, la giustizia non è stata efficace, allora vado io a farmi giustizia da solo, un grande classico. Però una per una vengono vagliate tutte queste vittime e le loro famiglie e vengono tutte escluse dai sospetti. Gli inquirenti quindi a questo punto cercano collegamenti tra David e Frank. Che sì, sono tutti e due omosessuali, sono tutti e due sulla sessantina, quindi probabilmente avevano un amante in comune. Probabile. Magari un giovane, un giovane pulsello che
che frequentava entrambi, che ha sbroccato e ha cominciato a ammazzare tutti i suoi amanti, chi lo sa. E quindi cosa fanno? Cominciano a guardare se in tutto lo stato ci sono altri omicidi a sfondo omosessuale. E fu allora che riuscirono a intercettare il caso di Trevor Parkin. Purtroppo non ho foto di Trevor Parkin. Ovunque vado a cercare Trevor, mi mostrano foto di un altro signore che non è Trevor. Quindi mi dispiace, purtroppo vorrei ricordare il caro Trevor, ma non ho assolutamente trovato nessuna immagine. Mi dispiace veramente. Ci sono impegnato un sacco, mi sono impegnata un sacco, ma non l'ho trovata. Trevor era stato 6 mesi prima dell'omicidio di David, quindi del primo di questi omicidi di cui vi ho raccontato oggi. Questo ragazzo era stato brutalmente ucciso 6 mesi prima a Glebe, che è una città vicino al centro di Sydney, a 80 km da Wollongong. Ma perché lo hanno accomunato? Intanto perché in Australia non succede mai niente, quindi quando succede qualcosa ovviamente c'entra sempre, no? E poi con treni e autostrade, ci sono molti collegamenti tra le due città, non è effettivamente raro che gli abitanti di Wollongong trovino lavoro a Sydney e che i sydneysi vadano in vacanza a Wollongong, capito? Cioè c'è un bel interscambio tra le due city. E per l'appunto all'epoca, durante le indagini, furono ritrovati degli effetti personali di Trevor su un treno alla stazione ferroviaria di Waterfall, che si trova, è una fermata che si trova sulla linea ferroviaria che collega proprio Wollongong con Sydney. Quindi gli investigatori conclusero che molto probabilmente l'assassino viveva nell'area di Wollongong. Sulla scena del crimine, a casa di Trevor, era stata raccolta, non era così sanguinosa questa scena, ma era stata raccolta anche questa volta un'impronta di un'intera mano sul muro. Ma all'epoca le impronte non furono collegabili a nessuno. Però questa volta avevano nuove impronte non collegabili, non è che sono... Torna tutto. Quindi confrontano le impronte digitali prese sulla scena del crimine di David O'Hearn e Frank Hartnell con quelle di Trevor Parkin e non corrispondono. Assolutamente, erano due killer diversi. Vedi, ogni tanto vi faccio anche il plot twist, quello che vi uccide l'entusiasmo, così. Quindi le forze dell'ordine sono disperate, si vogliono strappare i peli del culo, cioè non sanno veramente più da che parte farsi. E fanno appello alla popolazione perché è l'unica cosa che gli resta da fare. Ovvero, cercano un testimone, fanno vedere i pantaloni della tuta, fanno vedere, chiedono se qualcuno riconosce quell'abbigliamento, se qualcuno ha visto qualcosa la notte degli omicidi. E finalmente appare un testimone. Cioè, sostanzialmente hanno fatto il chi l'ha visto. Ha fatto proprio il chi l'ha visto. Appare questo testimone. Questo testimone ha un'informazione molto importante perché dice di aver visto un'auto rossa lasciare la casa di Frank la notte del suo omicidio, più o meno intorno alle 3 del mattino. Il testimone però non ricordava bene i dettagli, no? Per cui gli propongono di sottoporsi a delle sedute di ipnosi per recuperare la targa della macchina. Che, raga, queste tecniche, se portate avanti bene, funzionano, danno veramente dei risultati pazzeschi. Tante volte, sì, adesso magari non tutta la targa, ma tante volte riescono anche a recuperare una parzialità, no? Della targa. E insomma, durante la seduta riesce innanzitutto a dire che non è solo una macchina rossa, ma è una Nissan Skyline rossa. Quindi abbiamo il modello che usciva proprio dal dialetto di Frank, ma lui la targa non l'ha vista perché effettivamente poi si è ricordato che la macchina l'ha vista uscire venendo verso di lui per il dritto e quindi era più concentrato a guardare chi c'era dentro la macchina rispetto alla targa. E dice che durante l'ipnosi effettivamente riconosce questa persona, cioè riesce a descriverla. E ne fanno un identikit. E rimane lì, perché comunque da questo identikit non si capisce bene chi sia, perché è molto vago,
e anche la macchina rossa, così dicono: ok, intanto sono dati, no? Intanto sono dati, però non giungono poi a nessuno in particolare. Ma il 4 agosto del 98 c'è la svolta, perché la polizia trova proprio una Nissan Skyline rossa nella boscaglia di Mount Owsley. La macchina era stata completamente svuotata e distrutta, e all'interno erano rimasti pochissimi oggetti che comunque non fornivano nessun collegamento con gli omicidi. Insomma, gli investigatori anche qui vogliono di nuovo strapparsi i piedi del culo, solo che non ne avevano più, quindi cominciano a strappare quello degli altri, immagino. Comunque, al di là delle cagate, sono disperati, non ce la fanno più e continuano a insistere perché i media mandino in onda le immagini dei pantaloni della tuta della Nike. A questo punto li fanno vedere bene nello specifico e anche gli scarponcini vengono mostrati alla popolazione. E finalmente chi doveva guardare la televisione ha guardato la televisione. Una donna ha chiamato la polizia perché aveva identificato quei vestiti, li aveva riconosciuti. E qua arriva la svolta vera. Dai, stavolta non mi illudo più. Questa è la svolta vera, vera davvero. Nascevo e questi trovano la presunta macchina del killer. Vedi quante cose contemporaneamente succedono mentre noi facciamo altre cose. Chissà in questo esatto istante quanti killer stanno sgozzando, massacrando, sbudellando qualcun altro. Sicuramente, cioè, sicuramente sta succedendo da qualche parte nel mondo. Questa ragazza che si presenta in centrale dice che riconosce benissimo questi vestiti perché erano una combinazione, cioè tuta Nike e scarponcini, che non era molto comune effettivamente, non è proprio un gran gusto della moda, ma vabbè, però era la combinazione preferita di vestiario del suo ex fidanzato. State sempre molto attenti ai vostri ex fidanzati, perché a quanto pare ci sono gli infami che appena non vedo l'ora di cogliere l'occasione per distruggervi la vita. Comunque, lei ha fatto bene in realtà, lei è un altro discorso. Insomma, lei dice anche che a un certo punto si era resa conto che lui non indossava più questi vestiti, non li aveva più, cioè era come se li mettesse sempre, no? Era il suo outfit fisso, ce l'ho fatta. E quando vede che lui non li indossa più, glielo chiede, gli dice: "Cioè, ma dove li hai messi quei pantaloni, quelle scarpe?" E lui ha risposto in modo nervoso, irritandosi, cioè si è arrabbiato, cioè: "Fatti i cazzi tuoi, che se ne frega!" Quindi questa reazione, un po' overreaction rispetto alla domanda, aveva fatto un attimo sospettare la fidanzata, poi da lì a poco si sono lasciati e lei poi è andata a riconoscere i vestiti. Inoltre, questa donna aggiunge che il suo ex aveva una vera e propria ossessione per il true crime. E se ti vesti di merda e hai l'ossessione per il true crime, raga, cioè, dov'hai? Dov'hai? Sei tu, sei un killer, ovviamente, sei un killer. Vabbè, aveva un'ossessione del true crime, in particolare lui, tutto bene, Buga? No, oggi ho solo un po' di brio in più, sono un po' più brio blu, poi tornerò normale. Però ecco, la tuta, i pantaloni della tuta della Nike, insieme agli scarponcini Timberland, modello Timberland, non saprei. Poi io non è che ho questo gusto per il vestire, neanche che mi interessi più di tanto. Comunque, c'era questa ossessione e in particolare lui si era appassionato proprio di questi due omicidi, cioè l'omicidio di David e quello di Frank. Tant'è che lei dice che lui seguiva religiosamente tutti i programmi in TV che ne parlavano, tipo: "Oh, stai zitta, che c'è? C'è Nussi che parla del mio caso!" Cosa del genere. E collezionava tutti gli articoli di giornale, come ogni buon serial killer, no? Giustamente. E anche ogni buon appassionato innocente che poi finisce nel mirino degli inquirenti. Vabbè. Ricordate, no? Quello di Angela Celentano che raccoglieva tutti gli articoli, faceva l'altarino, sembrava troppo lui colpevole, ma alla fine non c'entrava niente.
Lo abbiamo trovato, regà! Lo abbiamo trovato, era lui, era l'ex fidanzato della tipa che si è arrabbiato per gli scarponcini che lei gli faceva troppe domande. È lui, ce l'abbiamo fatta. A metà della nostra puntata di oggi siamo riusciti a svelare l'identità del serial killer. Pa pa pa! Ma l'avreste mai detto? L'avreste mai detto che uno con la faccia da pacciocco in questo modo qui andava a lamellare il pene delle vittime? Cioè, veramente. L'ex fidanzato di cui parlava questa ragazza era un ragazzo molto giovane, di 19 anni. Vedi che vi ho fregati qui perché vi ho detto aveva 19 anni, ma quell'altro ne aveva 19. Ma aspettate perché poi Kit torna. Torna, torna. Vedrete, ci saranno dei colpi di scena incredibili verso la fine. Allora, questo ex fidanzato si chiama Mark Van Krevel. 20, scusatemi, 19 anni. Nasce il 24 aprile del 79, quindi così se volete farvi anche un'idea astrale di, non lo so, segni zodiacali, eccetera. Ed era disoccupato, in quel momento lui era disoccupato, in generale una persona che non ha mai avuto un lavoro fisso, cioè cambiava da un lavoretto all'altro, quindi era quel periodo in cui cercava un nuovo lavoro. E infatti solitamente lui trovava lavoro a Sydney e faceva il pendolante. La polizia decide, prima di andare ad arrestarlo così de botto, che comunque non avevano abbastanza dati, non avevano abbastanza prove, decide di metterlo sotto osservazione e cominciano a pedinarlo. Mark aveva recentemente, tra l'altro, all'inizio hanno un attimo di confusione perché non riuscivano a capire se non è la persona giusta o meno, perché il nome ufficiale è Mark Van Cravel, però lui aveva cambiato nome all'anagrafe in Mark Valera. Non sappiamo per quale motivo, non gliel'hanno chiesto. Io, cioè, mi chiedo, no? Gli hanno fatto gli interrogatori, le interviste, ma nessuno gli ha chiesto perché ha cambiato nome così, da un giorno all'altro, da Van Cravel in Valera. Boh, faccio un'ipotesi io, forse voleva sfrancarsi dal nome del padre, smarcarsi dal nome del padre, perché vedremo che col padre ci saranno diversi problemi. Dunque, durante la sorveglianza, la polizia segue Mark nei suoi spostamenti e quindi anche quando lui esce con gli amici. D'altra parte, a 19 anni si fa la vita da burdel, no? E uno di questi amici attira la loro attenzione. San San San! Uno dei suoi amici della compagnia era proprio Kit Schreiber, il figlio di Satana, quello col buco in testa rasato così. E qui dicono: Wow! E poi ripensano a quando sono andati a casa di Kit per guardare la sua stanza, che c'era il coinquilino che gli aveva aperto la porta. E guardano bene Mark e dicono: Cazzo, ma era lui il coinquilino! Pff, plot twistone. Plot twistonissimo, no? Ecco, cazzo, era lui! Era lui! Quindi, lo sapete perché il coinquilino ha fatto l'infame? Perché non vedeva l'ora di dare la colpa al suo migliore amico, che tra l'altro è il migliore amico. Cioè, scopriremo che Mark e Kit sono amici dalle elementari, sono compagni di banco da una vita, compagni di marachelle e disastri, compagni de metal, e quindi proprio culo camicia sono anche andati a vivere insieme. Non erano gay, almeno no, credo proprio di no, non avevano una relazione tra di loro. E quindi però Mark è infame, poi vedrete che Mark è infame, Kit invece è l'amico che vorreste proprio, cioè l'amico del cuore, quello fedele fino alla fine, cioè una roba wow, Mark di merda, Mark di merda. Tuttavia, Mark viene chiamato alla stazione di polizia con una scusa. Gli dicono, siccome non riescono a raccogliere delle prove, ma vogliono tantissimo le sue impronte digitali, le vogliono un sacco. Il problema è che non riescono mai a sgranfignare qualcosa che lui tocca quando è fuori. E quindi elaborano un piano geniale. Cioè, qui le forze dell'ordine veramente peggio del Team Rocket. Praticamente
lo chiamano a sit, cioè sostanzialmente lo chiamano per, come persona informata sui fatti. In particolare gli dicono: noi siamo convinti che a commettere quegli omicidi sia stato il tuo amico Kit. Però lui dice che era con te quella notte, quindi che cosa ci dici? Ovviamente tutto montato ad arte. E Mark dice: no, 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 era assolutamente ragione, confermo l'alibi del mio amico, era con me. E ok, ah, va bene, allora facciamo il verbale, me lo firmi. E cosa succede, raga? Quando voi dovete firmare un foglio su un tavolo, soprattutto se il tavolo non è di carta vetrata, ma è liscio, sfido a firmarlo senza tenerlo fermo con la mano. Quindi loro lo sapevano benissimo, gli hanno dato il verbale, il foglio, lui doveva firmare, quindi ha messo la mano sul foglio e ha firmato. Impronte digitali complete! Yeah! Quindi hanno preso il verbale, l'hanno messo dentro una busta e l'hanno mandato alla scientifica. Ma che tranelloni! Che tranelloni! Geni, veramente geni! Mi sono chiesta se effettivamente fosse legale, nel senso per quanto riguarda la giustizia in Australia, cioè assumere una prova in questo modo, non so, sarebbe, cioè un avvocato potrebbe veramente smontartela e impedirti di utilizzarla. Non so in Australia, ecco, non lo so. Secondo me hanno forse una giurisdizione diversa, non lo so. Boh, se c'è magari qualche investigatore, qualche membro delle forze dell'ordine che mi ascolta o mi ascolterà in futuro, potrà dirmi se è una cosa che fanno anche in Italia a volte. Magari succede, ma non ce lo dicono, no? Come al solito. Forse non sono ammissibili in tribunale, quindi non verrà prodotta come prova, ma la utilizzano per capire se lui o meno e indagare nella sua direzione per cercare altre prove ammissibili. Grazie Giulia, grazie mille, grazie, 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 grazie infinite. Ecco sì, così ha senso. Quindi sono prove che magari non possono essere portate in tribunale, ma effettivamente danno. Ecco, ah, grazie Giulia, mi hai risolto. Perché effettivamente, dopo aver avuto le prove, hanno anche cercato, cioè non lo hanno arrestato subito quando hanno visto che chiaramente le impronte corrispondevano a quelle sulla scena del delitto di David e di Frank, ma hanno cercato altre prove prima di arrestarlo. E allora forse effettivamente ha senso quello che dici, quindi è una prova che si possono tenere solo per loro. Dunque, dopo aver raccolto diverse prove che lo collegavano, oltre ovviamente le sue impronte digitali, oltre a il DNA, Mark viene prelevato, arrestato e interrogato in un interrogatorio che è durato per una notte intera. Lo interrogano per tutta la notte e a un certo punto lui crolla, non ce la fa più a dire che non è vero, hanno tutte le prove per incastrarlo e quindi confessa gli omicidi. Ma che confessioni poi? Insomma, gli è stato chiesto inizialmente, cioè perché? Perché ovvio la prima domanda è sì, ok, abbiamo capito che sei stato tu, ma perché? Perché hai ucciso David, soprattutto che gli volevano bene tutti, che non aveva fatto mai male a una mosca? Perché? E quindi il nostro Mark Valera, che tra l'altro ci sono le immagini dell'interrogatorio, potete recuperarvela sulla puntata di 60 Minutes che lo fanno vedere. C'è lui proprio serenissimo, come se fosse lì a chiacchierare di che cosa ha comprato ieri quando è andato a fare shopping. Quindi veramente con tutta la calma del mondo, lui dice: beh, non c'è un vero motivo. Avevo in mente di voler uccidere qualcuno quel giorno lì. È che ero davvero arrabbiato e mi sono detto: sono così arrabbiato che potrei uccidere qualcuno. E alla fine l'ho fatto. È che ero solo molto stressato. Ah, beh. Allora va tutto bene. Beh, lui era stressato, capito? Si deve sfogare in qualche modo. Sì. Doveva così rilassarsi, doveva rilassarsi, quindi era un po' stressatino. Si vede che, sai, difficile trovare lavoro, poi, sai, questa vita dei diciannovenni è molto difficile, molto pesante, stanco.
Dunque, l'omicidio è stato del tutto casuale, quindi lui ha scelto la sua vittima casualmente, semplicemente perché sapeva dove abitava e sapeva che abitava da solo. E quindi guardandosi in giro fa: ah, toh, quello lì è perfetto! E quindi va a casa sua. Adesso vi racconto tutto quello che è successo perché poi ce l'ha raccontato Mark. Lui è andato a casa di David alle 18 della sera del 12 giugno. Ha bussato alla porta e David gli ha aperto proprio mentre era appena arrivato a casa in garage. Quindi pensate anche a questa cosa, cioè David era tanto generoso, e tra un attimo vedrete che sarà proprio la sua generosità e gentilezza a portarlo alla morte. Purtroppo tante volte è così, sembra che il mondo ci voglia bastardi. E aveva anche mollato lì la spesa per correre ad aprire, perché insomma era sempre rivolto verso l'altro, sacrificando se stesso. Cioè, io vi dico la verità, se a me qualcuno mi suona alla porta e non aspetto nessuno, in particolare non aspetto un pacco Amazon. Cioè, col cazzo che mollo la spesa lì, cioè dico, vabbè, se hai bisogno suoni un'altra volta, intanto io metto a posto le cose nel freezer, innanzitutto, poi dopo vengo ad aprire, forse, se ti conosco, se no, ciao. E insomma, lui gli apre e Mark dice che aveva bisogno di un posto dove stare, perché insomma era lì, non aveva l'albergo, non aveva la stanza, non sapeva dove dormire e ha chiesto a David se sapeva dell'esistenza di qualche ostello, pensione economica nella zona o se magari in cambio di un piccolo compenso avesse lui uno spazio libero per ospitarlo in casa. David non aveva un posto per ospitare Mark in casa e comunque adesso va bene essere gentili, però insomma portarsi a casa uno che ti dorme lì, che non conosci, non è proprio, cioè, non è da fare. David non aveva il posto per Mark, però si offre di chiamare alcuni ostelli della gioventù che erano nella zona, per sapere se magari avessero una sistemazione per Mark. Quindi gli dice: vabbè, dai, Mark, entra un attimo, siediti lì che io intanto chiamo gli ostelli. Non ha fatto in tempo a finire la frase che David lo ha colpito con la bottiglia Fantasy, con la caraffa. Ah, comunque sappiate che Mark ha accompagnato la polizia sulle scene del crimine e ha reinterpretato gli omicidi per far comprendere esattamente la dinamica agli investigatori. Insomma, lui accompagna quindi la polizia sulla scena del crimine di David e mostra dove ha trovato i coltelli e i seghetti che ha utilizzato per mutilare il corpo di David, ovvero in un ripiano della cucina. Quindi sostanzialmente lui ha proprio preso tutto lì come fosse a casa sua, no? E dice che il seghettino gli è servito per tagliare la testa di David, che è la prima cosa che ha mutilato di tutto il corpo. Poi gli ha tagliato la mano e ha fatto la scrittina sul muro e alla fine, come ultima, così avete l'ordine cronologico delle mutilazioni, che mi sembra molto utile. Insomma, come ultima cosa gli ha sfettolato il pene. Anche lui ha confermato che effettivamente sì, ha usato la mano smembrata per disegnare i simboli satanici sul muro. Poi a una certa gli chiedono: ma zio, ma te sei satanico? Cioè, sei un figlio del Satana o fai il poser? E lui ha detto: no, no, io faccio il poser, voilà. Poi dopo capiremo in che senso fa il poser. Insomma, Mark racconta, mentre sulla scena del crimine, di aver trascorso in realtà più di 2 ore con il cadavere di David, passando il tempo a affettarlo, mutilarlo, perché adesso io vi ho detto le ferite più gravi, ma c'erano anche proprio degli scorticamenti, degli sfettolamenti anche sul lungo il corpo. Mark ha appunto descritto di aver passato appunto queste diverse ore con il corpo, poi metteva le varie parti del corpo in giro, cioè per esempio la testa. Lui ha passato molto tempo a capire cosa fare di questa testa, perché non sapeva dove lasciarla. L'ha spostata in vari punti della scena del crimine e alla fine ha deciso che il lavello era il punto migliore. Ma perché l'ha lasciata nel lavello? Perché lui inizialmente aveva un progetto. Ma ve lo faccio raccontare direttamente da lui, con le sue parole. Dice: io ho cercato di ripulire dal sangue, ma era davvero troppo. costa fatica, eh. Poi
Volevo ottenere il suo teschio come trofeo, ma poi sai, era troppo difficile. Allora, mi piace questo killer arrendevole. Cioè, lui davanti alla fatica dice: no, senti, ho fatto tutto sto lavoro di affettamento, di robe, però sono stanco adesso, sono stanco, proprio mi stresso e devo andare a ammazzare un altro. No, 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 troppa fatica, troppo, lascio tutto lì. Insomma, dopo essersi tolto i guanti, aver tagliato le dita, aver fatto le sue cose, si è lavato via il sangue dalle mani e se n'è andato con calma. E probabilmente è stato quello il momento in cui, da brava testa di minchia, no? E passando, questo cioè, lo deduco io, non è che non lo ha detto lui, ma lo deduco. Io credo che lui, passando la scena del crimine, ammirando, perché lui in realtà aveva posizionato tutte le armi lì accanto al corpo in maniera come voleva lui, non posso dire ordinata, posso dire come voleva lui, e probabilmente ha visto che la caraffa non aveva il coperchio, no? Infatti hanno trovato la sua impronta digitale solo sul coperchio della caraffa. Non su tutto il resto della caraffa che lui ha usato, la bottiglia Fantasy che lui ha usato per colpirlo. Quindi, che cosa ha fatto? Dopo aversi tolto i guanti e si è lavato le mani, passando per il soggiorno, uscendo di casa, ha preso il tappo della caraffa e l'ha richiuso. Perché doveva lasciare tutto in ordine, insomma, nella sua idea di ordine. E lì si è fregato. Il suo OCD probabilmente ha fregato. Non poteva andarsene con la caraffa senza il coperchio. Cioè, pazzesco. E insomma, quando è arrivato a casa sua, c'era la sua ragazza, quella che poi ha riconosciuto i vestiti, ad aspettarlo, che probabilmente si è chiesta qualcosa, perché immagino si sarà sporcato comunque di sangue, anche se questo non è l'omicidio in cui si cambia i pantaloni. Però, insomma, lo bacia, lui sale di sopra a farsi la doccia, quindi probabilmente lei non si è accorta di niente, e mette i suoi vestiti in lavatrice. Bella. La sua ragazza, quando viene interrogata rispetto a quella notte, lo ricordava di buonissimo umore. Era molto più felice del solito e hanno trascorso una serata divertentissima, proprio a scherzare. Era impresa bene, no? Avete presente quando c'è la gente impresa bene, tipo me oggi, che sono più simpatici del normale, no? Ecco. E quindi hanno guardato un film mentre si fumavano un bong. Io li adoro. E poi sono usciti con l'amico Kit. Perché voi dovete sapere che Mark e Kit, il satanico col buco in testa, erano proprio culo e camicia da sempre. Quindi si usciva anche con la fidanzata e Kit, giustamente. Durante l'interrogatorio, Mark, perché se arriviamo al punto satanico, cioè ci hai disegnato della roba satanassa sui muri, quindi dici un po' sto Satana quando l'hai incontrato? Mark dice: no, 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 io non credo in Satana assolutamente, non sono satanista, ma ho preso ispirazione un po' dalle fantasie di Kit, cioè era una sorta di omaggio a Kit. Tra l'altro Kit sapeva tutto, cioè a Kit gliel'aveva detto di aver fatto gli omicidi e Kit era tipo: oh, grazie, oh mio Dio tesoro, ma hai fatto una citta! Cioè io me lo immagino così Kit, però va bene. E dice che in particolare è stato ispirato dalla musica che ascoltavano insieme. Allora, lui era un grande fan, insieme al suo amico Kit, che ovviamente lo ha portato sulla via di Satana, e ascoltavano il death metal insieme. In particolare, il loro album preferito era Vile. Vi ricordate cosa è successo alla faccia di Frank, vero? Arrivateci da soli. Ma sta gente, no? Che utilizza la musica e l'arte per trasformare il tutto, che può essere uno sfogo catartico, quella musica lì. Cioè, adesso non è che sia proprio musichetta leggera, ecco. Però è una forma artistica che parla sì di odio, sì di rabbia, sì di omicidio, sì di sbudellamento, ma è ad uso catartico, come lo sono i film gore, come lo sono i film, gli horror, gli splatter, o tutto quello che è. Cioè, non è nulla di diverso. Cioè, la musica satanica, perché dovrebbe essere diversa da un film horror splatter? Cioè, è la stessa cosa. Però la musica metal porta le persone a deviarsi il cervello e a compiere gli omicidi, ma i film
Io non li ho mai sentiti avere delle colpe. Comunque, ok. Che cosa è successo? Se non mi siete, non ci siete arrivati voi, ve lo dico. Ma immagino che qualcuno di voi ci sia arrivato. Visto che l'album, come vedete, c'è un volto trafitto da questo filo spinato, lui ha voluto riprodurre più o meno la stessa scena con i fermacravatta sul volto di Frank. Vi ricordate che aveva messo, no, i fermacravatta negli occhi e nella guancia? Aveva cercato di ottenere questo risultato. Ma io non capisco una cosa. Non capisco una cosa. Dei ragazzi hanno copiato Scream. Allora, ok, è proprio il prossimo film che devo vedere. Non capisco. Nel momento in cui tu compi il tuo primo omicidio, quindi, oh mio Dio, cioè è un evento. Mettiamoci un attimo nei panni del serial killer, eh? Quindi non sono io che la penso così. Entriamo nella mente del serial killer. È una vita che faccio fantasie su sbudellamenti, cose. Finalmente prendo coraggio e vado a fare quello che è una vita che sogno di fare, ovvero uccidere una persona a caso e farne scempio del suo corpo e cercare in qualche modo di distruggere e godermi di questa distruzione, di questo terrore, di questo orrore. Super adrenalina, ecco, esatto. Ora, oltre al fatto che mi posso immaginare, cioè l'ha fatto per terrorizzare l'opinione pubblica in generale, per scioccare, ma perché omaggiare una cultura che non è neanche la tua? Cioè, perché lasciare dei messaggi satanici quando tu non lo sei? Perché non lasciare invece qualcosa più di significativo, che magari non si può collegare direttamente a te? Però io, per esempio, lascerei una fenice, che è il mio, magari il mio simbolo, o una volpe, una roba. Cioè, non mi metterei lì a metterci Satana. Però effettivamente, ripensandoci, Satana fa paura. Quindi forse ha utilizzato questo proprio per sconvolgere e per depistare sul suo amico? Ma dici che è così bastardo da depistare sul suo amico? Santo cielo. Quindi a questo punto parliamo di Frank. E sentiamo che cosa racconta Mark rispetto all'omicidio di Frank. Ciao, grazie Elettra, un abbraccione e buonanotte anche a te. Io penso che il tentativo di riprodurre l'album sia stata una cosa tipo: oh, vorrei vedere come sarebbe farlo su una persona reale. Ecco. Allora, gli chiedono: ma Frank lo conoscevi? E lui fa: sì, lo conoscevo, perché lo conoscono tutti di infamia, no? Il politico accusato di pedo. E dice che era molto deluso per il fatto che questo qui continuasse a vincere le cause, cioè continuasse ad essere scagionato da tutte le accuse e lo voleva vedere in carcere, voleva il mostro, voleva gogna lui, capito Mark? Quindi Mark e i suoi amici erano riusciti a trovare il suo numero di casa e lo chiamavano sempre nel cuore della notte per urlargli degli insulti brutti e cattivi, cioè gli dicevano la parola brutta con la F per dire omosessuale, gli dicevano molestatore! Oppure gli dicevano pedo! E poi buttavano giù, no? Pedofilo, in quel senso. E poi buttavano giù. E ragazzi, siamo di fronte a una. Cioè, siamo di fronte al solito caso della creazione del mostro per forza, anche perché le sentenze parlano chiaro, almeno le cause a cui insomma, le denunce per cui è susseguito un processo sono tutte risultate a suo favore, cioè a favore del politico, quindi lo assolvevano. Mark questa cosa non l'accettava, quindi è diventata un po' un pretesto per adottare una vittima che avesse un po' più senso rispetto a David, cioè diciamo che era una scusa più che altro. Però c'era anche la componente dell'odio verso questo tipo di crimini. Poi capirete perché, tra un attimo. Frank sentiva dentro di sé che avrebbe dovuto ucciderlo per quello che aveva fatto questo signore, perché il sistema giudiziario, a suo dire, aveva fallito. E infatti, durante l'interrogatorio dice: io capisco che David, ok, era una cosa sbagliata. Però qui ho fatto bene, era la cosa giusta da fare.
Ecco cosa succede a creare i mostri in televisione. Prima o poi arriva il pazzo che si crede sto minchia di giustiziere della notte e si permette di togliere la vita. Adesso qui stiamo parlando di un serial killer che voleva un pretesto, ma ben potete capire che cosa significa. Cioè, poteva succedere a Marco Quaglia, ragazzi. Poteva succedere benissimo anche a Marco Quaglia, che abbiamo imparato a conoscere e che ha vissuto 10 anni di inferno con accuse false di pedofilia. Quindi, attenzione, prima di lanciarci su, oh mio Dio, è un pedofilo. Attenzione, prima si devono aspettare le sentenze. E anche dopo non siamo comunque nella posizione di andare a punire noi i cattivi. C'è la giustizia per questo. Insomma, visto che era la cosa giusta da fare, Mark aveva ideato un piano. Praticamente ha chiamato Frank fingendosi un uomo gay di nome John che era alla ricerca di un'avventura sessuale. Mark e Frank prendono appuntamento perché Frank accetta, insomma, di incontrarlo per conoscersi, per vedere se poi possono fare zumpa zumpa. E quindi Mark si presenta a casa di Frank per il loro appuntamento romantico. Ed ecco perché Frank effettivamente ha fatto entrare il suo assassino. Ma non appena è entrato, come è successo per David, Mark ha subito afferrato Frank, lo ha sbattuto contro il muro, lo ha fatto cadere a terra e qui lo ha preso ripetutamente a calci. Dopodiché ha preso la lampada che era lì vicino, ha avvolto, no, il filo intorno al collo di Frank e mentre lo strangolava lo picchiava con la lampada. Un dettaglio agghiacciante è che gli chiedono: Mark, quante volte hai colpito Frank con quella lampada? E Mark dice: più di 40 volte. E perché è impressionante? Perché le ha contate. È rarissimo che quando un killer colpisce, va in overkilling, si possa ricordare il numero di colpi inflitto. E lui se lo ricordava. Infatti il medico legale aveva trovato 40 ferite. 40, 41, adesso non mi ricordo. Più di 40, ma poco più di 40. Lucido in overkilling. Sì, era perfettamente lucido. Pazzesco. Ma infatti lui non è stato diagnosticato nessun disturbo psichiatrico o psicologico. Anche perché, cioè, provate anche solo senza uccidere nessuno, no? A battere un pugno così, difficile andare a contare quante volte lo hai sbattuto, soprattutto se in quel momento stai schiacciando qualcosa che ti interessa schiacciare. Quindi è la prima volta che mi capita di sentire che in overkilling il killer ricorda esattamente il numero di colpi inflitto. Wow. Comunque, quando tutto fu finito, Mark ha iniziato a bestemmiare perché aveva i pantaloni e le scarpe completamente intrise di sangue. E quindi ha pensato: oh no, che casino, che faccio? E quindi si cambia. Ecco perché lui si era cambiato: si era tolto i pantaloni della Nike, aveva mollato gli scarponcini, poi è andato a prendersi i pantaloni di Frank con cui è andato a casa. In calzini. Non si è messo le scarpe di Frank perché non gli entravano. E quindi è dovuto andare a casa in calzini, aveva i piedi più grandi. Li ha contati per forza. Sì. Dici che magari per lui era un numero particolare. Però invece l'altra vittima non se la ricordava, eh. David non sapeva il numero esatto di colpi. Potesse che contava per goderseli più come di più e tenerli a mente. Questa cosa dello sfilettare l'aveva presa su appunto dal suo amico Kit, che ogni volta gli faceva vedere quanto era bravo a sfilettare il pesce. E un po' gli faceva tutorial su come sfilettare e insieme fantasticavano su come sarebbe se al posto del pesce ci fosse stato un essere umano. E quindi questa sfilettatura del pene l'ha fatta un po', come dire, un po' per le fantasie che sviluppava insieme a Kit. Ma adesso arriva un dettaglio ancora più agghiacciante. Sul comodino di Mark c'era un libro. Un libro intitolato L'enciclopedia dei serial killer dalla A alla Z. Tra l'altro io ne ho uno simile e
No, ce l'ho di sotto, quindi non riesco a farvelo vedere al momento. Però ne ho uno molto simile, proprio con tutti i serial killer dalla A alla Z, eccetera. All'interno di questo libro, lui aveva scritto tantissimi appunti personali, insomma, chiamiamoli così, appunti personali. Come potete leggere, scriveva cose come: chi sarà il mio numero 3? Le possibilità sono infinite, incluse tutta la lista di nomi. Questa è tutta la lista dei nomi delle persone che lui avrebbe voluto uccidere. Tra questi c'erano anche dei Kennedy. Poi non so se è un caso di omonimia. Per il resto sono tutti personaggi che abitavano vicino a lui o, insomma, conoscenze, vecchi compagni di scuola. Queste cose qua. E vabbè, killerpedia, sì, una sorta di killerpedia. Ecco, tra i nomi delle vittime figurava anche il nome di suo padre, tale Jack Van Cravel. E anche quello di un'altra persona che però non vi spoilerò ancora perché sarà più bello saperlo tra un attimo. Per quanto riguarda l'omicidio di Trevor Parkin, quello che non aveva le impronte digitali uguali, in quel periodo venne fuori poi il vero assassino e quindi riescono ad escludere totalmente Mark dal terzo omicidio, per cui ne ha fatti solo due. Non è un serial killer per uno, ma insomma, possiamo vedere il modus operandi è molto serial killer. Allora, siamo arrivati al processo, ma non pensate di potervi andare a letto, perché la storia non finisce col processo come al solito, perché questo processo scaturirà un altro omicidio. Attenzione, c'è un true crime nel true crime, quindi rimanete svegli. Dunque, lui si presenta a processo e dice, in realtà dice una cosa completamente diversa rispetto alla confessione che aveva fatto agli inquirenti, il che non comprendo proprio la logica, neanche quella del suo avvocato che gli fa cambiare completamente versione quando hanno i video delle sue confessioni, ma ok. Lui dice che entrambi gli omicidi in realtà sono stati un incidente. Quindi non è un omicidio volontario, bensì un omicidio colposo. Scusa, eh. Cioè, allora, per sbaglio hai colpito 40 volte massacrando la faccia e la testa di una persona. Per sbaglio hai decapitato una persona, no? Per sbaglio, e sempre perché ti è caduto lo sfiletto dalle dita molte volte, hai sfilettato il pene di un'altra persona. Cioè, ma vero? Incidente? Pensava di avere uno sconto di pena? Forse di pene, perché adesso vedrete, è un incidente. Insomma, secondo la nuova versione di Mark, entrambe le vittime lo avevano molestato sessualmente. Cioè, ci avevano provato con lui, sostanzialmente. E lui ha raccontato alla corte, con molto pathos, che suo padre Jack lo aveva abusato sessualmente da bambino, ripetutamente. E che il padre abusava anche di sua sorella. Eh sì, perché il nostro Mark ha anche una super sorella che tra un attimo impareremo a conoscere molto bene, che ha un anno in meno di lui. Quindi, tra l'altro, erano molto vicini di età e lo sapete, chi ha dei fratelli molto vicini di età di solito legano molto di più che quelli con più differenza. Poi, ovviamente, non è una regola, ma è una probabilità. Forse ho capito male io, ma arrivati a questo punto non sappiamo niente del suo passato. Storia psichiatrica, perché un nuovo formato, perché semplicemente lui voleva uccidere o non c'è altro da dire sulla sua storia personale, perché ci stiamo arrivando adesso! Proprio in questo momento. Lo capiremo. Rimane, in realtà, se era vero o non era vero, rimarrà sempre un grande mistero, perché purtroppo, quando tu parli di molestie avvenute durante la tua infanzia, non hai più nessuna prova per poterlo dimostrare. Non è possibile dimostrarlo. Quindi anche qui. Ma cerchiamo di farci un'idea. Quindi lui dice che quando questi uomini lo hanno approcciato, lui ha avuto i flashback del Vietnam, sostanzialmente, i flashback traumatici del padre che abusava sessualmente di lui. Insomma, ve la faccio breve senza elencarvi tutte le prove portate dall'accusa, eccetera. Però, insomma, hanno portato delle prove palesi che hanno ovviamente smontato tutta la
versione di Mark. Non c'è bisogno neanche che ve le dica, perché insomma è chiaro che Mark non aveva subito abuso sessuale da parte di questi, ma era entrato e aveva ammazzato. La verità è quella che aveva raccontato inizialmente agli inquirenti. Però, insomma, ha tirato fuori un bel mostro, eh? Cioè, ha tirato fuori la storia di un padre abusante sessualmente nei suoi confronti e in quelli della figlia. E tra l'altro il padre era presente in aula e quando ha visto questa cosa, ha sentito questa dichiarazione, è andato fuori di testa, giustamente. E quindi il padre stesso, tale Jack Van Crabel, ha testimoniato ovviamente che era tutto falso, che ha ammesso di essere stato un genitore molto duro, di aver picchiato i figli, ma di non aver... Lui dice molestie sessuali, dice molestie sessuali, quindi non ti so dire se è davvero stupro o molestia, comunque poco cambia alla fine. Sia lo zio che suo padre ovviamente hanno detto no, 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 non ha mai abusato dei figli, al massimo sono volate un po' di botte. Alla fine la sentenza della giuria fu durissima, non hanno minimamente creduto alla versione degli abusi, quindi la giuria ha scartato completamente questa versione. E lo condannano a 2 ergastoli senza condizionale. Era il più giovane condannato al carcere di massima sicurezza in tutta l'Australia. E qui sembra essere finita la storia. E invece no, raga, perché c'è un altro importantissimo capitolo plot twistone. Questo è Jack. Questo è il padre di Mark e di Belinda, perché Belinda è la sorella di Mark. Dunque, la sorella di Mark, Belinda, dopo il processo, dopo aver sentito che il fratello, perché lei non era testimone, ma ha sentito ovviamente che è uscita questa storia degli abusi, lei è impazzita, ha cominciato a rilasciare delle dichiarazioni a tutti i giornali e i telegiornali in cui sosteneva con forza che invece era vero, sì, era vero, nostro padre ci abusava sessualmente e ha dipinto un quadro familiare veramente terrificante. Cioè, allora facciamo una premessa, no? Io di solito spendo molte parole per l'infanzia del killer. In questo caso, come poi praticamente sempre, il passato del killer lo racconta lui, lo raccontano i suoi familiari, quindi noi lo ricostruiamo a partire dai racconti. Lo raccontano ovviamente le perizie psicologiche, psichiatriche, eccetera. Qui non c'è stata nessuna perizia, perché non è mai stata richiesta, non era necessaria. Lui, a quanto pare, era lucido. E in più sappiamo quello che è emerso appunto dalle parole della sorella e dal processo, quindi cerchiamo di ricostruirlo un po' così. Quando invece ho molti più dati, soprattutto quando ci sono stati degli studi sul killer, ci sono state delle perizie, ci sono anche degli psicologi che hanno raccolto le storie, allora mi trovo molto meglio a iniziare con l'infanzia e fare un bel quadro psicologico fatto bene. Qui era poco possibile dalle fonti proprio. Comunque, quello che dice Belinda ai giornali è che lei è convintissima che Mark sia solo una vittima e non è colpevole di niente. E lei dice: Mark ha fatto queste cose per colpa di mio padre. È stato mio padre a portarlo a comportarsi così. Perché Mark è una brava persona, ma quello che gli è successo lo ha mandato fuori di testa ed è solo colpa di Jack. E ovviamente conferma gli abusi sessuali. Ma loro avevano anche una madre, che però non ha vissuto in casa con loro. La loro madre si chiama Elizabeth Carroll e quando ha sentito le accuse contro il suo ex marito, lei è cascata completamente dalle nuvole, anche perché chiaramente non vivendo a casa con loro, poi capirete. E ha urlato come una pazza. Ci sono anche dei video in cui la si vede proprio, non so, è una persona che si rovescia da sola come un calzino urlando. Non lo so, è una scena che non ho raramente visto persone urlare disperate in quel modo.
Comunque, Elizabeth era sposata con Jack e hanno messo su questa famiglia, due bambini, uno dietro l'altro, così. Solo che il matrimonio comincia a vacillare, soprattutto perché si facevano le corna a vicenda, insomma, non erano proprio i geni della fedeltà. Quindi, a una certa, Elizabeth lascia la casa e lascia anche i bambini. Cioè, in quel momento c'era Jack che, scusatemi, Mark che aveva 3 anni e la sorellina Belinda che ne aveva 2. E la mamma scompare. Da giorno all'altro se ne va e si fa la cazzo di vita sua, lasciando Jack a crescere i bambini da solo. Jack era un costruttore che lavorava molto duramente e guadagnava anche abbastanza bene, anche perché in quel periodo in cui lavorava lui con la ditta delle costruzioni, c'era molta richiesta perché si stava avendo una sorta di rivoluzione edilizia nella zona e quindi guadagnava molto bene, aveva molto lavoro. Ma era anche una persona molto seria e molto pratica, quindi uno poco espansivo, poco emotivo, ma anche con un evidente scarsa intelligenza emotiva, cioè uno che era disinteressato al mondo delle emozioni, ecco, probabilmente forse perché lo spaventavano molto, forse c'è qualcosa anche nel passato di Jack che dovremmo capire, ma non ne abbiamo la fonte. Fatto che la maggior parte delle volte le vittime sono persone conosciute, ci sembra ovvio, o forse lo è. In realtà, perché mi sembra assurdo che ci si ostini a portare rancore verso chi abita il nostro stesso sputo di mondo, quando potremmo guardare semplicemente altrove per costruire nuovi ricordi, sia per serial killer che per semplici pensieri di rancore che facciamo inevitabilmente tutti. I bambini, chiaramente, avendo il padre che lavorava così tanto, passavano molto più tempo con le tate e c'è anche da dire che Jack ha davvero tralasciato i bisogni emotivi dei suoi figli, cioè non c'è stato per niente dietro. Dall'esterno, però, Jack sembrava effettivamente un padre single che stava facendo del suo meglio per dare ai suoi figli tutto ciò che poteva. Ecco, qui abbiamo delle visioni completamente diverse, per cui io non ve lo so dire, anch'io sono estremamente combattuta, non vi so dire se davvero Jack avesse abusato dei figli o meno, non lo so, non lo sa nessuno, lo sa solo Jack e vedremo, e vedrete anzi. Insomma, dall'esterno lui sembrava bravissimo, anche perché loro avevano sempre tutto ciò di cui avevano bisogno. Avevano anche sempre i vestiti firmati, tutto quello che desideravano gli era concesso a questi bambini. E Jack, quando era rimasto solo che la mamma appunto se n'era andata, si era persino iscritto a dei corsi sulla genitorialità per imparare a crescere meglio i bambini. Quindi, cioè, l'impegno effettivamente ce l'ha messo. Lui era sempre poi andato a prendere i bambini da scuola di persona. Quando Mark ha avuto delle difficoltà a scuola, lo ha portato da un tutor privato, fatto fare lezioni private, eccetera. E insomma, a detta di tutti, Jack Van Cravel sembrava essere il miglior padre single sulla terra. Però, come vi ho detto, i figli invece raccontano una storia tutto al contrario. Hanno detto di essere cresciuti nella paura di questo padre dispotico. Belinda racconta nelle varie interviste che suo padre li picchiava violentemente anche senza una ragione apparente. Addirittura, in una di queste occasioni, Mark dovette essere ricoverato in ospedale, almeno lei così racconta. Dice che scorreva sangue ogni giorno e che una volta addirittura Jack ha puntato la pistola alla testa di Mark, minacciandolo di fargli saltare le cervella. Tra l'altro, quando gli hanno chiesto: "Ma picchiava più te o più Mark?" E lei dice: "Eccola Belinda." E lei dice: "No, no, 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 molto di più Mark, molto di più Mark." Insomma, se questo è vero, tutto fila alla perfezione. Ecco perché tendo effettivamente a crederci, perché poi vedrete. Eh sì, Belinda, Bellina la Belinda, Bellina, non affezionatevi troppo. Allora, mamma Elizabeth si faceva vedere davvero raramente, quindi non tornava a casa molto spesso, ma tutte le volte che succedeva,
Mark non voleva assolutamente incontrare la mamma, anzi aveva paura di lei, aveva timore e quindi si nascondeva nell'armadio. Sai una cosa? Io ho pensato, avete presente quei bambini che quando provano le emozioni, anche quelle belle, forse soprattutto quelle belle, si vanno a nascondere per la vergogna? Secondo me. Lui, perché Belinda dice, lui si nascondeva nell'armadio perché aveva paura della mamma. Secondo me non è così. Secondo me lui era talmente emozionato che tornava a casa la mamma che non riusciva a reggere questa emozione, si vergognava tantissimo, aveva questa sorta di timore verso la mamma perché era, no, Dio in quel momento. Perché, raga, per un bimbo piccolo la mamma, cioè, è Dio, no? E quindi. Magari si nascondeva nell'armadio proprio perché non riusciva a far fronte all'emozione di incontrare sua mamma. Comunque, Mark è sempre stato un bambino davvero molto difficile e viene descritto dai familiari come un demonio fin dalla nascita. Dicono che appena ha iniziato a parlare ha cominciato già a fare dei danni, cioè lui era improntato verso la distruzione. Figlio de Satana, proprio figlio de Satana vero, cioè proprio quello nato cattivo, dicono addirittura nato cattivo. Io non saprei, sinceramente, ragazzi, lo sapete, io a questa versione non crederò mai che una persona nasce cattiva. Può essere che ha un temperamento più aggressivo rispetto ad altri bambini, ma anche un temperamento non significa una personalità. Significa che magari può essere effettivamente più difficile da crescere un bambino così, ma in un ambiente sano, cresciuto adeguatamente con l'attenzione dovuta ai suoi bisogni emotivi, qui c'è stata un inselvatichimento, secondo me. Cioè, siccome sì, il padre garantiva tutto a questi bambini, tutto quello di cui avevano bisogno nella pratica, ma non ha mai fatto attenzione ai bisogni emotivi e psicologici dei suoi figli. Quindi molto probabilmente questo bambino, sì, aveva la tendenza alla distruzione, aveva la tendenza a creare a sfogare della rabbia, dell'aggressività, ma non è mai stato cresciuto, come dire, non è mai stato cresciuto, punto. Quindi è stato lasciato allo stato brado e questa aggressività ha finito per diventare la sua personalità. Insomma, fin da piccolo, tra l'altro, lui ha manifestato questi disturbi della condotta che erano gravissimi. Cioè, lui faceva il bullo a scuola, ma non faceva il bullo a scuola come conosciamo noi. Cioè, lui massacrava di botte i suoi compagni alle elementari e andava in overkilling alle elementari. Adesso non era killing, però andava in overbotte alle elementari, tanto che le maestre lo dovevano proprio staccare dal bambino vittima. Perché li distruggeva, cioè sarebbe andata avanti e li avrebbe ammazzati. Una roba. Cioè, a 7 anni, sta roba, eh. Insomma, distruggeva le proprietà della scuola, dava fuoco alle cose e una volta ha anche lanciato la professoressa giù dalle scale. La maestra. Ha buttato la maestra giù dalle scale, regà. Cioè, io. Tentato omicidio di un adulto alle elementari. Sì, era alle elementari quando l'ha buttata giù dalle scale. Io però penso, se prendiamo per buono che alcuni danni cerebrali possano influire sulla personalità, come possiamo essere sicuri che non ci fosse qualche danno neurologico già alla nascita? Effettivamente non possiamo esserlo. Potrebbe anche essere che Mark è nato con un qualche difetto neurologico per cui era improntato a comportarsi in maniera antisociale. Però, per quanto tu possa avere effettivamente un danno neurologico, comunque l'ambiente ti modifica. Poi, ovviamente, andava indagato. Io non credo che stiano studiando più di tanto questo killer. È ancora vivo, sarebbe ancora in tempo per fare degli esami. Anzi, è anche giovane perché penso che abbia. Lui è del 79, quindi non. C'è ancora tutta la vita davanti da fare in carcere. Dunque, come vi dicevo, Belinda e Mark erano davvero molto legati da piccoli. Così legati che Belinda ha un tatuaggio sul braccio con scritto Mark, il nome del fratello tatuato. Quindi si vede che erano davvero molto ciccia piccia. Non vorrei che. Vabbè,
vabbè, no, non, non, no. Comunque, lei è in casa avendo questa situazione in cui si era creata una rabbia sempre crescente tra Jack, il padre, e Mark, perché Mark era ingestibile. Jack doveva lavorare tantissimo per poter portare a casa i soldi, per poter dare loro tutto quello che volevano. E non aveva quindi il tempo di stare dietro a questo bambino diventava sempre peggio, manifestava sempre più disturbi del comportamento e della condotta, e quindi Jack diventava sempre più frustrato e aveva come unico metodo per raddrizzare il bambino la punizione, quindi le botte, la punizione. Poi, se vogliamo credere ovviamente a loro, gli abusi sessuali anche a questo punto, no? Mentre Belinda, da parte sua, aveva invece assunto, diciamo, un ruolo più responsabile all'interno della casa, più materno, ovvero faceva lei i lavori domestici, cucinava lei, puliva, spazzatura, insomma, era quella che si occupava della casa. Il fatto che la sorella abbia tatuato il nome del fratello lo trovo un po' disturbante. Anche io, cioè, sinceramente, anche io. E infatti ho pensato che magari questo rapporto stretto, rapporto stretto, rapporto, non fosse anche un po' incestuosetto. L'ho pensato, però ovviamente è solo una fantasia, cioè potrebbe anche non. Sono io che sogno, capito? Dunque, sappiate che anche dopo gli omicidi, no, come avete visto, Belinda è sempre rimasta fedelissima al fratello, dicendo che lui è una bella persona, che lui lo sa, lei lo sa che lui è una bella persona, lei è la persona che lo conosce di più su, in tutto il mondo, e quindi è certa che sia tutta colpa del padre. A una certa, durante un'intervista a 60 Minutes, che vi consiglio di recuperare perché è un momento epico, le fanno vedere il libro. Le fanno vedere il libro con tutta la lista delle vittime, delle prossime vittime che lui avrebbe elencato, no, come persone che avrebbe voluto uccidere. E gli hanno detto: "Leggi la lista dei nomi". E lei a una certa arriva e legge il suo nome. C'era il suo nome. Rimane così, cioè, ha un attimo di. Poi guarda, la giornalista fa: "Vi giuro". Vi giuro, dice queste parole, dice, si vede che in quel momento Mark era arrabbiato, ma lo so che non lo farebbe mai. Serena, rimasta sul pezzo, fa, no, no, io continuo a difendere mio fratello, non crollo minimamente, è lui la vittima in tutta questa storia, è lui la vittima, è lui la vittima. Devo capire che Mark effettivamente instaurava dei rapporti molto profondi con le persone. Kit, suo migliore amico, nonché culo camicia, compagni di banco fin dai primi giorni di scuola, e fin dai primi giorni di scuola si sono ritrovati per disseminare caos e distruzione. Li chiamavano il fuoco e la benzina, cioè perché andavano sempre in giro e quando, no, erano insieme tu sapevi che da lì a poco sarebbe successo qualcosa di distruttivo. Condividevano insieme le loro passioni per la morte, il satanismo, i serial killer, insomma, cosa che poi anche da grandi non hanno mai smesso di fare. Durante il processo di Mark, dovete sapere che nascerà un inciucio tra Belinda e Kit. Quindi la sorella di Mark si mette col migliore amico di Mark, e Mark in carcere da solo. Cioè. E qui secondo me sapete cosa è successo? Entrambi avevano una codipendenza da Mark, perché come vedete hanno tutti e due un rapporto molto molto simbiotico con Mark, ma non tra di loro, non ce l'avevano anche tra di loro. E crolla il loro, come dire, il loro elemento di dipendenza, non c'è più perché finisce in carcere. E come lo ritrovano? Tra di loro, perché comunque se A è legato a B e C è legato a B, allora in qualche modo anche A è legato a C. Avete capito la logica perché questi due si mettono assieme? Sembra perché c'è questa grande paura di restare soli e questo bisogno di appoggiarsi a qualcuno. Venerdì 18 agosto del 2000, solo 2 settimane dopo la sentenza, Belinda ha una notte di inferno. Belinda vive un inferno. Cosa succede? Almeno così
viene raccontato. Belinda fugge da casa terrorizzata nel cuore della notte e vi ricordo che lei in quel periodo viveva ancora nella casa col padre. Per quanto fosse molto giovane, Belinda aveva già una bambina di 2 anni che l'aveva partorita all'età di 17 anni. Questa bambina si chiama Tia e viveva appunto con la mamma a casa del nonno, sostanzialmente a casa di Jack. Perché Belinda fugge con la bambina in braccio urlando terrorizzata? Perché il padre, Jack, era stato aggredito nella sua camera da letto. Aggredito e assassinato. Quando la polizia arriva a casa di Jack, che vi ricordo all'epoca aveva 48 anni, lo hanno trovato praticamente inginocchiato accanto al letto. Inginocchiato non perché si era messo lui in ginocchio, ma perché era finito in quella posizione dopo la colluttazione con l'assassino. C'era tantissimo sangue dappertutto, una quantità infinita di sangue, schizzi sulle tende. Lui è stato colpito con molte armi diverse, tra cui un tomahawk, anzi no, un tomahawk. Insomma, è un'ascia tribale, un'ascia di quelle tradizionali, quasi asce da lancio, che è stata la prima arma utilizzata dall'assassino. E lo ha colpito tantissime volte, ma non bastava, questa piccola ascia non bastava, quindi poi l'assassino ha dovuto andare in cucina a prendere un coltello e un attizzatoio e ha finito il lavoro così. Quindi potete capire quanto sangue poteva esserci. Però un elemento ha così titillato la fantasia degli inquirenti, perché queste armi erano state disposte ordinatamente sul letto, proprio accanto al cadavere del povero Jack. E che dici? Cioè, Mark è riuscito a evadere e ha ucciso suo padre? Subito hanno pensato questo, hanno detto, oh mio Dio, Mark è riuscito a uccidere suo padre dal carcere? Insomma. Cosa è successo? Durante l'omicidio, Belinda racconta che era nella sua stanza insieme a Tia e nella stanza accanto Jack veniva massacrato. Dice che erano rimaste sdraiate sul letto, ascoltando le urla di Jack che veniva massacrato. La bambina si è anche spaventata e si è resa conto che stava succedendo qualcosa di terribile, tant'è che ha chiesto alla mamma terrorizzata cosa stava succedendo. La mamma le ha chiuso le orecchie. E sono rimaste lì così. Belinda era bloccata dal terrore, non riusciva a muoversi e stava lì ad ascoltare le urla e i suoni orribili, gorgogli della morte di suo padre. E racconta anche alla polizia che a un certo punto ha sentito la sua porta aprirsi, cioè un horror veramente, un horror. Ha sentito la sua porta aprirsi e ha visto qualcuno che ha guardato sia lei che la bambina, ma poi si è voltato e se n'è andato. La polizia considera l'idea che Mark potesse aver orchestrato appunto la morte del padre dalla prigione, ma non è uscito dalla prigione, quindi doveva aver avuto un complice, avrebbe ordinato a qualcuno l'omicidio. Lo vanno a interrogare e lui dice: no, 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 io non c'entro assolutamente niente, anche se sinceramente, ben fatto, bel lavoro, fatto bene, se lo meritava. Però io non c'entro niente, guarda, mi prenderei anche il merito, tanto ormai non ho niente da perdere, però devo dire che effettivamente non c'entro nulla, non ne sapevo niente. Insomma, Belinda, quando racconta questa versione, non è molto credibile per gli inquirenti. Innanzitutto, quando vedete, se mai avrete occasione di vedere il suo interrogatorio, lei ogni tanto scoppia a ridere. Ma io dico, cioè, non sai dire le bugie al punto che ti viene da ridere quando le dici? Cioè, veramente, a me questa cosa mi ha fatto volare. E insomma, sembra che questa Belinda sappia molto di più di quanto dice sull'omicidio di Jack. E in più non sembra assolutamente dispiaciuta per l'accaduto. Inoltre, una cosa che ha fatto insospettire moltissimo gli inquirenti è che lei, per quanto loro in realtà ne avessero le prove e la certezza della relazione con Kit, quando le chiedono: ma lei ha una relazione con Kit? No. Perché
anche mentire sulla sua relazione con Kit? Allora qui nascono tanti punti interrogativi, ma soprattutto Kit c'entra qualcosa? Lo rivediamo il nostro Kit che ci manca. No, tra l'altro cos'è questa blasfemia che la riga sta coprendo il suo buco in testa? No, 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 no. Buco in testa deve essere assolutamente qui tra noi vicino. Ecco, così. No, troppo vicino. Qui. Perfetto. Questo è il tuo posto, Kit. A una certa cercano degli indizi su Kit e quindi cercano di mettere alle strette Belinda. Belinda era un po' scocciata perché non sembrava molto preoccupata di trovare l'assassino di suo padre e in realtà si diceva anche abbastanza soddisfatta per l'accaduto. Tuttavia, messa alle strette, ha detto: "Secondo me uno che sarebbe capace di una roba simile è Kit. Però io non ne so niente, eh? Io non ne so niente. Ma secondo me è stato Kit." Allora prendono Kit, lo interrogano e lo mettono alle strette. Alla fine Kit confessa. Lo ha fatto per amore. Lo ha fatto perché ha scoperto, durante il processo si era scoperto che appunto Jack molestava Belinda. Ma poi Belinda gli aveva raccontato che aveva molta paura per l'incolumità della sua bambina, di Tia, perché appunto Tia aveva cominciato a dire delle cose che alludevano al fatto che il nonno la toccasse. Quindi alla fine lui ha fatto questo omicidio perché gliel'ha chiesto Belinda, anche se Belinda continua a dire no no io non gliel'ho mai chiesto, l'ha fatto di sua iniziativa. E insomma adesso capiremo davvero le responsabilità di Belinda. Intanto Kit, dalle prove anche della scena del crimine e tutto, viene assolutamente processato e condannato e si becca 16 anni di carcere. Perché 16 anni? Perché così poco? Perché effettivamente il suo movente non viene considerato poi così. C'è una sorta di, come dire, lui era davvero convinto che questo nonno toccasse la bambina, quindi in qualche modo gli hanno attenuato un po' la pena. Tuttavia, Belinda ce la deve ancora raccontare tutta. Quindi vanno sulla scena del crimine insieme a Kit, come fanno di solito, e si fanno riraccontare la dinamica dell'omicidio. Eppure lui dice che era entrato in casa dalla finestra e guarda caso l'unica finestra che era lasciata aperta sulla scena del crimine quando arrivano i primi controlli, i primi investigatori, era proprio la finestra della stanza di Belinda. Quindi, elemento numero uno, che forse Belinda gli aveva lasciato la finestra aperta per poter entrare. Forse. In più, i movimenti di Kit all'interno della casa suggerivano che doveva aver avuto un complice, perlomeno qualcuno che gli ha portato quel coltello. Eh sì, perché praticamente, come vi dicevo, lui aveva preso questa ascia che aveva trovato lì appoggiata a una porta, quindi chissà chi aveva appoggiato l'ascia alla porta. E aveva cominciato a colpire Jack nel sonno. Lui pensava di ucciderlo nel sonno. Il problema è che Jack si è svegliato e ha cominciato a cercare di difendersi. E quindi questa ascia non bastava più, non riusciva a ucciderlo con l'ascia. Guarda caso, va a prendere il coltello. Quindi l'assassino ha il tempo, mentre Jack è ancora in forze per difendersi, di andare a prendere il coltello in cucina, tornare indietro e ucciderlo. La ricostruzione degli inquirenti prevede un complice che va in cucina, prende il coltello e lo passa a Kit per finire il lavoro. Prova del 9, chiedono a Kit dove avesse preso il coltello. E lui dice: "In cucina, sì, ma da dove? Da quale cassetto?" Non lo sapeva. Ha sbagliato, ci è andato a caso e ha sbagliato. Quindi, verificata che non ha preso lui il coltello. E qual era l'unico altro adulto in casa che poteva passargli il coltello? Belinda. Quindi l'hanno fatto in due sto omicidio. Praticamente l'hanno fatto in due. Dopo l'omicidio, Belinda, altra cosa strana, aveva guidato fino alla stazione di polizia di Warilla,
Warilla, che bel nome, che è a 15 minuti di distanza da casa sua. Gli inquirenti, tra l'altro, si chiedono: ma perché Belinda ha preso sulla macchina, è andata in stazione della polizia a denunciare quello che è successo e non ha semplicemente digitato lo 000, che è il 911 nonché 112 australiano? Ma poi, perché non ha chiesto aiuto allora dai vicini? Ma soprattutto, perché se ha scelto di andare in una stazione di polizia, ha scelto quella più lontana, che ce n'era una molto più vicina ad Albion Park? Insomma, tutte cose che non tornano. Inoltre, arriva, torna fuori la mamma. Mamma che qui si rivela ancora più infame. Arriva la mamma, Elizabeth Carroll, che dice: ma guarda che io avevo avvertito pochi giorni prima dell'omicidio, lo avevo avvertito Jack che era in pericolo, lo avevo chiamato proprio per dirgli: guarda che secondo me ti sta per succedere qualcosa di terribile. Perché la mamma aveva scoperto che Belinda aveva stipulato un'assicurazione da ben 200.000 dollari sulla vita di Jack. Ci voleva pure fare i sordi sull'omicidio, capito? Capito, Belinda? Ok, Jack, dopo essere stato avvertito, però non ci ha dato molto peso perché in realtà non ha preso sul serio questa minaccia, cioè non ha voluto credere che la figlia potesse essere in grado di orchestrare davvero un omicidio a sue spese. Secondo Elizabeth, Belinda, tra l'altro, le aveva anche raccontato tutto, cioè Belinda era andata da Elizabeth, dalla mamma, a dirle: guarda, io adesso ho deciso che faccio ammazzare mio padre da Kit e il piano è di farlo a pezzi e poi gettare i resti nel fiume. Insomma, non è andata a finire così, alla fine non hanno gettato i pezzi nel fiume, però un pochino è stato depezzato. Aveva iniziato a depezzarlo, poi si vede che alla fine era stanco, Kit ci ha dato su, sapete, alla fine. Amico, si sono presi. Insomma, se non bastassero le prove contro Belinda, gli indizi poi, perché qui non è che ci sono proprio delle prove, però tanti, tanti, tanti indizi abbastanza palesi, gli inquirenti hanno scoperto che c'era anche stato un pagamento, ovvero Belinda aveva dato dei soldi a Kit, non vi so dire quanti, sinceramente, perché non riesco a trovare questo dato, ma è l'esempio palese che Belinda, per quanto lui potesse dire, no, di averlo fatto per amore, gliel'aveva commissionato questo omicidio. Non c'è niente da fa, non c'è niente da fa. Insomma, a processo il giudice credette alla versione di Belinda, quindi questo giudice ci crede ed è convintissimo che effettivamente Jack fosse un molestatore e che Belinda ha agito per proteggere la sua bambina dalle molestie sessuali del nonno. Quindi le appioppa la pena minima per il reato di aver commissionato un omicidio, ovvero 6 anni. 6 anni di cui lei se ne farà soltanto 4 per buona condotta e la nostra Belinda è stata rilasciata nel giugno del 2007. Peraltro ha anche incassato i suoi 200.000 dollari. Io mi chiedo: com'è possibile tutto ciò? Dalle proprietà di suo padre dopo il rilascio, quindi ha ereditato anche dal padre, non la polizza assicurativa, ma dalle proprietà del padre. Tuttavia, non dovrebbe essere, cioè, fattibile che l'assassina del padre erediti, poi non so, in Australia ci saranno leggi diverse, però ok. Quindi lei si fa 4 anni di carcere, esce, si becca 200.000 dollari e dice: adesso voglio rifarmi la vita da capo. Tra l'altro le chiedono: ma Belinda, secondo te ne è valsa la pena perderti 4 anni della vita di tua figlia, farti togliere la bambina per uccidere tuo padre? E lei ha detto: sì, assolutamente sì, lo rifarei. Io comincio a essere sempre più convinta che forse effettivamente questo Jack non era così tanto bravo quanto sembrava all'esterno. Le hanno fatto una domanda. Le hanno fatto una domanda a cui lei ha dato una risposta epica. Le hanno chiesto: Belinda, perché hai fatto uccidere tuo padre? E lei ha risposto: perché non volevo farlo io.
Niente, niente, niente. Cioè, ha vinto tutto. Ha vinto tutto. Comunque, la nostra Belinda, per quanto uscita nel giugno del 2007, e voleva rifarsi una vita bella che tranquilla e fare la brava personcina, in realtà da qui inizierà un nuovo true crime che trasformerà Belinda nella più nota Belinda Von Havill, la donna più cattiva di Australia. Ma questa è un'altra storia. Vabbè, ve la faccio breve, poi magari un giorno riprendiamo in mano Belinda e vi racconto tutta la storia di Belinda. Ma cosa succede? Lei ha avuto altri problemi con la legge nel 2010 perché è stata accusata di furto e aggressione. E nel 2013 è stata nuovamente arrestata per tentato omicidio poiché ha accoltellato a morte il suo nuovo fidanzato, ne ha abbandonato quello che lei pensava il cadavere in casa. Fortunatamente lui è stato soccorso dal padre in tempo e portato all'ospedale salvato, ma lei era convinta di averlo ucciso. Quindi, plot twist, bad bitch. Esatto. Che cosa impariamo da tutto questo? Cioè, visto come è andata a finire, Belinda, davvero era giusto commissionare la pena minima, cioè dare la pena minima a una donna che aveva commissionato un omicidio e c'è anche poi partecipato perché passava l'arma del delitto e tutto? Diciamo facendole passare il messaggio del hai fatto bene? E lasciandola tranquillamente dichiarare a tutti i media: sì, ho tornato indietro, rifarei. No, ho fatto bene. Così. E cioè, sì, andava messa in istituto psichiatrico. Assolutamente, andava messa in istituto psichiatrico. E niente, no, stavo pensando, effettivamente, cioè, per quanto tu possa in qualche modo aver convinto il giudice di aver avuto delle buone ragioni, hai comunque deciso di risolvere un problema con l'omicidio. Lui ti dà la pena minima, ne fai ancora meno, ne esci come un'eroina, no? Che ha fatto bene, ha salvato la bambina dal padre, dal nonno mostro, eccetera. Ma che cosa ha imparato questa ragazza? Ha imparato che l'omicidio è un'ottima soluzione. E infatti, appena si ritrova nuovamente in una situazione scomoda in cui si vuole liberare del fidanzato, piuttosto che andarsene di casa o lasciarlo, lo uccide. Abbiamo insegnato a una ragazza che è molto più comodo uccidere che prendersi le sue responsabilità. In tutta questa storia io ho avuto ben poco spazio di mio, cioè nel senso abbiamo messo i nostri soliti apporti, però ho avuto poco spazio per la psicologia perché gli australiani ho notato, non so se solo in questo caso o anche in generale, non hanno proprio dato spazio alla psicologia. In questa storia. Poi noi ne abbiamo ricavata, ovviamente, abbiamo ricavata dai racconti, possiamo cercare di metterci nei panni, ovviamente comprendere le dinamiche psicologiche, ma non abbiamo neanche abbastanza dati dalle fonti per fare un quadro di personalità di Mark. Mao, 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 facciamo come fai tu la mattina alle 5. Mao, 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 Mao. Mao! Comunque vorrei un attimo omaggiarvi nuovamente la faccia di Mark quando esce dal tribunale. Cioè, la faccia di Mark quando esce dal tribunale è tipo: beccato! Dato, cioè, questo è un ferma immagine che ho fatto di un video, eh. E c'è lui che proprio fa questa faccia qui apposta. Così. Quindi, sì, una perizietta io gliel'avrei fatta, eh. Proprio. Così, per passione, dico, per hobby. Va bene, ragazzoni, vi saluto. Buonanotte, tanto amore, fate i bravi, fate i buoni, vi benedico per tutte le vostre cose, lo sapete, avete la mia benedizione sempre, vi benzo. E niente, ciao.